Benvenuti, siamo qui per la seconda serata del Aspettando lo Smartphone Formigine. Io ringrazio il Comune di Formigine e la direzione didattica numero uno di Formigine, vedo accomodarsi la dirigente, e per il sostegno che stanno dando a questa nostra iniziativa che viene veramente dal basso. Siamo un gruppo di 20 genitori che ritiene che sia necessario un po' più di consapevolezza riguardo all'utilizzo dei mezzi digitali e agli effetti sui nostri figli, e quindi insomma stiamo cercando di lavorare insieme per divulgare un po' questo verbo. Sono qui con noi questa sera dei graditissimi ospiti, quindi sono qui con noi dottor Zardi e la dottoressa Cavalletti, che sono psicologi e psicoterapeuti che lavorano in zona e sono anche consulenti del Tribunale di Modena. Ed è qui con noi anche Laura Garavini, in rappresentanza del Comitato Aspettando lo Smartphone di Modena e di Milano, che ci racconterà un po' come è nato questo gruppo, questo comitato. E sono sempre benvenuto l'intervento del pubblico, quindi ascolteremo alcune brevi testimonianze dei genitori, ma insomma cercheremo di mantenere il tempo anche per interventi del pubblico, perché vorremmo che questi incontri siano proprio molto operativi, insomma che ci diano degli strumenti per affrontare queste sfide quotidiane che la nostra generazione di genitori si trova ad affrontare per la prima volta. Quindi ringrazio ancora tutti per la propria presenza, per aver scelto di venire a questo incontro. So che molte persone hanno già partecipato al nostro primo incontro, quindi veramente grazie, e chiedo all'assessore Casolari di portarci i suoi saluti. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito e porto saluto dell'amministrazione che ha appoggiato in modo convinto proprio questa iniziativa, e quindi ringrazio davvero il Comitato Genitori delle Ferrari, delle Cartucce, delle dirigenti che hanno voluto dare seguito a questa iniziativa. Allora, diciamo che le tecnologie sono pervasive, è vero, ed è importante che insegniamo ai nostri ragazzi come utilizzarle. Ecco, credo che il modo migliore sia quello che adottate voi, cioè quello di coinvolgere genitori che sentono, hanno questa sensibilità, hanno la stessa problematica, e cercare di confrontarsi per crescere. Ecco, quando diciamo, no, c'è il modo di dire, questo detto, no, per crescere un bambino ci vuole un villaggio, ecco, questo penso che sia qualcosa di concreto, ed è davvero bello vedere come siate, nonostante sia già stata fatta in primavera, se non sbaglio, questa iniziativa abbia avuto un seguito già così in breve tempo. Quindi io ringrazio ancora e spero che ci saranno altre occasioni anche in futuro. Quindi buon lavoro e grazie a tutti. Alla regia di mandare il video, un video molto evocativo che ci piaceva sottoporvi. Succedere
a un adolescente che si trova in mano questo strumento per tante ore, perché si sa che insomma, questi strumenti sono molto pervasivi, anche noi adulti facciamo fatica a staccarcene e non abbiamo bene insomma, la consapevolezza di quanto tempo effettivamente trascorriamo al telefono. Voi lo sapete quanto tempo trascorrete al telefono? Provate a rispondere adesso potete tirare fuori il telefono, proviamo a sentire quanto tempo trascorrete al telefono. Chiedo di mettere, vediamo se funziona. Allora, potete prendere i vostri telefoni, andare sulla pagina di Mentimeter e rispondere alla domanda. Allora, dovete inserire il codice 365-92444 e dichiarare più o meno onestamente quanto tempo trascorrete a telefono. Allora, la prima opzione se trascorrete meno di 2 ore, seconda opzione da 2 a 4 ore, terza opzione da 4 a 6 ore, ultima opzione oltre 6 ore. Può ripetere il codice? Allora, dovrebbe essere scritto anche lì in alto 365-92444. Adesso può mettere il codice QR. Adesso. Mentimeter 365-92444. Il sistema funziona perché vediamo andare le prime risposte. Dopo sapete che c'è comunque la bocca della verità, nel senso che se andate nell'app Health o Benessere riuscite a vedere se effettivamente quello che avete risposto corrisponde al vero. Sembra che prevalga la quota di persone che sostiene di utilizzarlo meno di 4 ore al giorno. Dopo controllate se effettivamente la vostra stima era corretta. Il dato medio di utilizzo su una persona media è di circa 6 ore e 40 minuti al giorno. Quindi insomma, si vede che il nostro pubblico è abbastanza sensibile e attento all'argomento e quindi utilizza meno della media di smartphone. Dopo andremo a vedere quali sono anche i dati relativi ai ragazzi. E chiedo alla regia di andare avanti con la presentazione e vi domando quante volte pensate di toccare quotidianamente il vostro smartphone per bloccarlo, controllare l'ora, vedere le notifiche. Un ordine di grandezza, qualcuno del pubblico che vuole provare ad azzardare, qual è mediamente il numero di volte che tocchiamo lo smartphone in un giorno? Chi ha visto la presentazione non parli. 2617. Questo è un dato relativo alla Gran Bretagna, però insomma, immagino che non si discosti molto anche dall'utilizzo che facciamo noi italiani. Per quello che riguarda insomma, gli italiani, infatti, dai dati di un'indagine recente, sembra che siamo il popolo che più di tutti ha la cattiva abitudine di addormentarsi col telefono in mano. L'88% degli italiani si addormenta col telefono in mano.
ma stiamo parlando di popolazione adulta. Ora vediamo invece quella che è la ripartizione del tempo, quanto tempo viene speso online per fascia di età, e questi sono dati globali, e quindi vediamo che tra i 16 e i 24 anni si arriva anche a superare un dato medio di 7 ore al giorno, quindi ancora di più rispetto al dato che avevamo visto, che comunque insomma l'utente medio possiamo immaginare che utilizzi lo smartphone anche per esigenze lavorative, ecco, quindi qui invece sotto i 24 anni si arriva a punte di 7 ore, mentre il consumo sembra diminuire con l'avanzare dell'età. Ultima cosa, poi dopo la smetto di tediarvi con questi dati, ho trovato su internet un'indagine che hanno condotto alcuni studenti di una terza liceo, di un liceo scientifico di Pescara, e quindi avevano un campione di circa 250 studenti, loro compagni, hanno chiesto loro nell'arco della giornata quante ore utilizzano lo smartphone, quindi un dato simile a quello che avevamo visto prima. È spaventoso il fatto che il 2% sostiene che utilizza il telefono più di 15 ore al giorno, quindi questo è un enorme. Infatti nella domanda successiva viene richiesto fino a che ora viene utilizzato lo smartphone, e come potete vedere la parte verde si vede un 8% dei ragazzi che lo utilizza oltre più di notte. Quindi poi dopo con i nostri esperti cercheremo di capire poi questo che effetti può avere sulla vita dei giovani, quindi quale impatto hanno queste tecnologie su di noi adulti, sul nostro lavoro, sulla nostra vita, sulle nostre relazioni, sui nostri figli. Noi che cosa possiamo fare? Siamo qui a guardare? E è per questo insomma che credo che siano proprio partiti da queste domande il gruppo di genitori che a Milano, ma in realtà vi sono gruppi in tutto il mondo, che stanno cercando di porre argine a questo fenomeno e comunque di diffondere un minimo di consapevolezza. Quindi io ringrazio Laura Garavini per la sua presenza, per essere venuto qua, e le chiedo di presentarci l'esperienza di Aspettando lo smartphone di Modena e Milano. Procedendo abbastanza velocemente, arrivando a mettere giù delle linee guida che pian piano arriveranno un po' su tutto il territorio. La domanda è stata proprio quella: cosa possiamo fare come genitori, perché iniziavano già alle elementari a chiedersi glielo diamo, quando glielo diamo, mio figlio me lo chiede per la confessione, mio figlio per la comunione, i miei amici a 7 anni ce l'hanno già, e qualche genitore, all'inizio molto pochi, hanno detto ma forse bisogna che vediamo più a fondo che cos'è questo oggetto e che cosa può arrivare a portare, perché gli effetti all'inizio non si vedevano tanto, nel tempo, negli anni, siamo arrivati a dei dati preoccupanti. E si è capito che forse, riunendosi tutte le, diciamo, i genitori che hanno voglia di creare una comunità, come diceva l'assessore, ci vuole un villaggio per educare i bambini, è proprio vero, nel senso che se sono da solo ad affrontare questa cosa sicuramente è più faticoso, se inizio a avere 5, 10, 20 genitori che mi sostengono, mi supportano, mio figlio, nei passaggi critici dall'elementare alle medie, dalle medie alle superiori, non sarà l'unico, perché come al solito la storia è sempre quella, sono l'unico che non ce l'ha, poi alla fine scopre che non è così. Però alla fine va, incomincia, e alla fine il genitore cede. Quindi diciamo che è un'educazione, non è un no alla tecnologia, no a tutto quello che è internet, è un'educazione a preparare questi ragazzi, questi bimbi che poi diventano ragazzi,
a utilizzare in modo consapevole uno strumento che è veramente molto potente. Non so dove siamo. Esatto, ok. I dati ci dicono che è nata nel, diciamo che si è costituita nel 2022 appunto la collaborazione con l'Università di Cocca, ma adesso sta andando tutto molto velocemente, nel senso che sono già partiti 71 patti e 18 sono in avvio, 14 regioni d'Italia coinvolte, e ogni anno che parte l'anno scolastico aumenta la richiesta di aiuto da dirigenti, associazioni sportive, parrocchie, insegnanti, genitori stessi. Quindi diciamo che quello che noi, diciamo, le basi di questo progetto sono sia la tecnologia ma nei tempi giusti, preparare l'autonomia digitale, quindi diciamo arrivare che il ragazzo sa gestire questo mondo, che è un mondo che a volte neanche i genitori conoscono, avere regole chiare e dialogo, che è la cosa più importante, perché comunque non arriviamo a tutto quello che loro fanno, adulti informati e responsabili, perché noi siamo l'esempio, noi siamo quello che loro vedono per 12, 13, 14 anni. Quindi bisogna davvero che anche noi facciamo un esame di coscienza sul fatto di che cosa siamo per loro, e la comunità, perché comunque noi in casa possiamo essere anche perfetti, poi loro escono, vivono, stanno tanto per fuori, e se intorno a una comunità più o meno che la pensa nello stesso modo è più facile. Il progetto nasce appunto nel 2021 a Milano, coinvolge ormai più di 500 famiglie, speriamo che questa sera aumentino ancora di più. È un patto che è rivolto ai genitori di scuole primarie e secondarie, ma si è capito che l'idea è anche iniziare dall'infanzia, perché i dati sono preoccupanti anche nella fascia 0-6 anni, e penso che tutti vediate bambini con cellulare in mano in ogni posto, dal parco al ristorante, anche nella fascia 0-6. E il cellulare, perché lo smartphone in particolare, nel senso che ci sono anche i tablet e i PC. Lo smartphone non è solo un cellulare, cioè non è un telefono classico, è un oggetto piccolo che si porta ovunque, che può essere portato veramente sempre addosso, diventa una loro parte, e che può far accedere questi ragazzi a dei mondi infiniti, dove loro perdono la cognizione di spazio, tempo, non sanno più cos'è reale, cos'è non è reale, cos'è finto, cos'è vero. E per cui è veramente un oggetto che deve essere riconosciuto come non il PC o il tablet. Molte persone sollevano il problema della scuola, che senza quello non possono fare i compiti, classe viva, classroom. In realtà si possono mettere classe viva e classroom sul PC e sul tablet, senza per forza avere l'utilizzo di WhatsApp o di avere delle chat permanentemente aperte. E non è un device adatto a tutte le età, perché appunto ha un'apertura infinita. Quindi diciamo che bisognerebbe pensare a dare lo smartphone come un passaggio dall'età, diciamo, dei ragazzi all'età adulta, come un po' quando si fa la macchina, che ovviamente è stato stabilito che a 18 anni, dopo un esame di teoria e di pratica, dopo una sorta di guide con qualcuno che ha aiutato il ragazzo a capire il codice della strada. Stessa cosa la maturità. L'esame di maturità non viene fatto in quinta elementare, ma si richiede una certa competenza alla fine del percorso scolastico delle superiori. La stessa cosa varrebbe per il cellulare, cioè non posso dare a un ragazzino di 8, 9, 10, ma neanche 11, 12 anni un oggetto perché non ha le competenze. Quello che spaventa è: si può fare un cambiamento così drastico, perché adesso dopo tanti anni dobbiamo tornare indietro e cercare di rientrare? Si è fatto già in passato, il discorso, non so se c'è, esatto, c'era una volta il discorso dello zucchero, quindi tutte le mamme davano un ciuccio pieno di zucchero al bambino, tutte le mamme mettevano pancia in giù i bambini per dormire. Si è visto che con il tempo e con l'informazione si è capito che non era una cosa corretta. Il bambino nel seggiolino, all'inizio nessuno lo usava, poi anche quella è stata una campagna che ha portato, alla fine nessuno adesso si metterebbe mai un bambino senza seggiolino, e il cinturino di sicurezza. Quindi ci sono tanti esempi dove siamo partiti in un modo, ma la volontà, l'informazione e l'esperienza ci hanno portato a fare un grande cambiamento. Quindi si può.
e noi stasera cerchiamo di arrivare a spiegarvi come si può fare. Grazie. Grazie Laura, dopo ti domanderò anche come è andata nella tua famiglia. Adesso dovremo avere due testimonianze di due mamme che si sono offerte di raccontare la loro storia. E inizierei da Monica. Ti hanno portato il microfono? Sei microfonata? No, allora adesso arriva Sara. Buonasera a tutti. Se ti puoi brevemente presentare, anche io. Io sono una mamma di due gemelli di 16 anni, quindi ho già l'esperienza di quello che può succedere praticamente. E ho vissuto anche due esperienze diverse con i due figli, nonostante abbiamo utilizzato la stessa modalità per entrambi. Quindi questo vuol dire che anche una persona può essere più vulnerabile di un'altra, essere più soggetto a trovarsi in difficoltà rispetto a un altro senza saperlo. A che età hai dato lo smartphone? Io ho dato alla fine della prima media, quindi avevamo 12 anni compiuti da poco. Ed ero pure contenta perché ero una di quelle che l'aveva dato più tardi di tutti, loro si lamentavano già da tempo che gli amici l'avevano, eccetera, eccetera. Ho cercato di temporeggiare il più possibile e ho resistito fino a quell'età lì. Però se tornassi indietro avrei aspettato un altro po', perché non è stata molto semplice la gestione e con uno dei due figli sì, direi che è abbastanza dipendente da questo dispositivo, quindi si fa un po' fatica. Quindi è difficile attuare dei meccanismi di controllo? E cioè quello che ho pensato dopo, che è più facile temporeggiare per dargli questo dispositivo il più tardi possibile, che dopo rispettare certe regole, non cedere a certe richieste. E faccio un esempio, no? E loro a un certo punto mi chiedono di installare TikTok, che non volevo, e poi cominciano a insistere che le loro amichette della scuola ce l'hanno e c'era la ragazzina che piaceva a uno e quindi volevano seguirla. Alla fine cedo su questa cosa e sì, all'inizio seguivano le amiche, dopo hanno cominciato a vedere tutti questi video ripetitivi, che non hanno mai fine, senza senso praticamente. Quindi sì, è più facile quando non ce l'hanno, resistere, spiegarli, cercare che quando ce l'hanno, anche se uno stabilisce delle regole, eccetera, però sì, è una lotta continua. Effettivamente, per chi di voi aveva partecipato al primo incontro, quello con la dottoressa Bombicini, la dottoressa Bifferi, la dottoressa Vicini, si era proprio anche parlato di come il comportamento del cervello, dell'amigdala, spero di ricordare bene, rispetto a questi stimoli sia molto simile a quello che accade proprio con le dipendenze. Poi dopo abbiamo altri esperti qui che ci potranno confermare, parlare anche di casi. E chiedo, grazie Monica per la tua testimonianza, e chiedo anche a Chiara, che ha un'esperienza lievemente diversa, la sua figlia è ancora più piccola, di raccontarci la sua esperienza. Sì, buonasera, io sono Chiara, ho tre figlie di 6, 9 e 12 anni, e stasera vi racconto che cosa vuol dire aspettare lo smartphone nella mia famiglia. L'attesa è cominciata l'anno scorso, quando Anna ha cominciato le medie, e per molti suoi coetanei il passaggio dall'elementare alle medie rappresenta un po' il requisito necessario e sufficiente per ottenere uno smartphone personale, anche se magari alcuni compagni lo avevano già ricevuto
giugno in cui si parla di quarta elementare. Per darvi un'idea dei numeri, nella classe di Anna ci sono 24 ragazzi, lei è l'unica a non avere il cellulare. La scelta che abbiamo fatto come genitori è stata, non è stata semplicemente imposta, ma è stata ragionata con nostra figlia, abbiamo spiegato i motivi e insieme con lei e con le sorelle abbiamo stabilito delle regole anche per l'utilizzo dello smartphone in famiglia da parte dei miei genitori, perché naturalmente, come si diceva, noi per primi siamo un esempio per loro. E, regole molto semplici, per farla breve, non si usa il cellulare a tavola, non si usa quando si guarda la TV insieme, non si usa prima di andare a letto, cose molto semplici. Detta così, in famiglia fila tutto liscio, fuori però fare la mosca bianca non è così facile. Vi faccio un esempio per tutti, una sera lei ha partecipato ad un pigiama party con altre amiche, tutte e tre avevano il cellulare e queste a un certo punto hanno cominciato a chattare con altre persone piuttosto che passare la serata con quelle che avevano a fianco. E quindi non hanno guardato un film, non hanno chiacchierato. A un certo punto mia figlia, esasperata, chiede in prestito il cellulare a un'amica, che sta lì, ovviamente, per mandarmi un vocale alle 9 di notte, pensando che non avrei ascoltato perché io dormivo immediatamente. Per sfogare la sua frustrazione, la sua amarezza. E poi ha provato a parlare con le amiche, ha detto: ragazzi, dai, su, passare la serata insieme, siamo qui, facciamo su, pigiama party. E loro, per tutta risposta, hanno detto che con questa richiesta lei cercava di limitare la loro libertà. Voi potete immaginare come si sentiva mia figlia, voi potete immaginare come mi sono sentita io quando me l'ha raccontato. Dunque, un insieme di frustrazione, rabbia, senso di colpa, adoro. Poi in nota di colore ho parlato con altre mamme che mi hanno detto: ma quando fai il pigiama party puoi anche ritirare il cellulare la sera e ridare la mattina, che dopo fila tutto liscio. La prossima volta faccio. Ve lo dico, c'è anche questa spica. Però, quando ho parlato con mia figlia, lei mi ha detto: sai mamma, a me il cellulare non mi interessa, sinceramente. Io sono anche fortunata, non sto facendo braccio di terra con mia figlia tutti i giorni. Però dice: quasi quasi preferirei che mi chiedessi il cellulare un po' prima dei 14 anni, data che abbiamo messo un po' così, giusto per dargli un orizzonte, perché così almeno le mie amiche mi considerano. Bene, allora io mi chiedo: è giusto che i nostri figli arrivino a chiederci qualcosa che non vogliono, perché così non vengono esclusi? E ancora, è giusto che un genitore rinunci a portare avanti una scelta che ritiene corretta, sana per i propri figli, per non dover fare sempre la fine del salmone, che rema contro corrente, che nuota, no, la finanzia? Questo è. Allora, noi stasera non siamo qui solamente per dire, per sfogarci, che magari vado dallo psicoterapeuta in separazione. No, siamo qui per far capire che se avete la stessa pensiera, cioè se pensate che volete dare il cellulare ai vostri figli un po' più avanti, c'è qualcun altro come voi che sta facendo questa lotta e forse tutti insieme, collaborando anche con le istituzioni, con le scuole, con i gruppi sportivi che anche loro fanno la loro parte, magari possiamo pensare che le nostre ragioni possono essere ascoltate, hanno diritto di andare avanti e soprattutto i nostri figli possono aspettare serenamente. Grazie Chiara, ottimo. È utilissima la testimonianza, perché dopo passo la parola ai nostri ospiti. Laura, tu come l'hai gestita? Mi trasformo in genitore. Allora, Bianca è stata fino a quest'anno l'unica nella classe insieme a un altro compagno a essere senza. Erano partiti in realtà 13, quest'anno va la terza media, e erano partiti in 5 a non averlo. Poi tra la prima e la seconda, ogni volta che tornavo a casa piangendo, capivo che era stato consegnato uno smartphone. Coccole, se no film, serata film, popcorn per tirare su morale.
ancora più spinta a Milano, quindi comunque ha detto non c'è speranza, non è inutile che le amiche mie, quindi in realtà lei probabilmente vedendomi impegnata, questo è quello che noi chiediamo anche proprio alla fine delle serate, cioè il genitore che si impegna, che fa, che promuove e divulga, fa come, cioè diventa un po' un mito in casa, nel senso che diventa, mia mamma è quella dello smartphone, quindi alla fine c'è gli altri hanno timore, nel senso che la mamma della Bianca è quella che ci fa il mazzo, ed è vero, nel senso che da casa mia invece è il contrario, esce la Bianca, mettono via il cellulare, perché c'è la mamma della Bianca e quindi facciamo le brave. In generale è funzionato così, anche ad esempio i gruppi sportivi o il gruppo della parrocchia hanno fatto il gruppo del post-cresima, ma hanno fatto anche quello dei genitori dicendo rispettiamo le scelte dei genitori che non hanno dato il cellulare ai ragazzi, quindi lo facciamo per chi ce l'ha, per giusto pubblicare le cose, ma le informazioni principali passeranno dal canale dei genitori, quindi insomma diciamo che a forza di parlare e di dire. Noi l'abbiamo dato quest'anno perché avevamo visto un po' questo tetto di fine seconda media, inizio terza media, ma a livello scolastico non è cambiato nulla perché lei comunque aveva la sua autonomia completa sul tablet o sul computer e quindi riusciva a vedere tranquillamente anche prima. Anche il discorso della sicurezza, lei dalla prima media è andata a scuola, è tornata a scuola a piedi. Ovviamente un po' l'ansia del genitore deve trovare pace, è andata e tornata sempre senza grossi problemi, non ha mai neanche dovuto usare il cellulare delle amiche, nel senso che le abbiamo detto se hai bisogno ti fermi in quel punto, in quel negozio, ci chiami, e perché volevamo farle capire che si può vivere anche senza smartphone, che non è una roba che dici oddio se succede qualcosa dove mi infilo, ecco, e cominciare a insegnare ai ragazzi che esistono i negozi, commercianti, persone che possono aiutare, quindi far capire che possono anche cavarsela senza per forza tirare fuori il telefono in due minuti. Ci sono stati episodi abbastanza gravi anche nella sua classe, con mio marito ne abbiamo parlato nelle altre serate che abbiamo fatto, la prima grave che è successa è stata all'inizio della prima media, dove praticamente si era formata la chat di classe e questa chat di classe nel giro di poco tempo insomma, aveva contenuti assolutamente brutti, molto, e quando abbiamo richiesto un'assemblea diciamo, straordinaria in classe per parlarne, più di metà dei genitori che avevano i ragazzi coinvolti in questa chat non ne sapevano nulla. Quanto a te che a un certo punto in questa chat alcuni genitori, nonostante avessero dato lo smartphone ai figli, erano presenti in chat, di questo dei ragazzi non gliene fregava assolutamente niente, anzi a un certo punto davanti nella chat che vedevano tutti hanno scritto facciamoli fuori e i genitori hanno letto, quindi insomma cioè, alcuni genitori a un certo punto sono arrivati a dire no, non ci sono più contenuti che vanno bene, quindi abbiamo fatto questa riunione e quel genitore ha avuto quasi un mancamento nel vedere che il figlio era coinvolto pesantemente, perché alla fine cioè, il genitore ovviamente nel momento in cui lo dà si impegna a guardare, si impegna a starci dietro, si spera che il figlio parli, ma in realtà non lo fanno e dopo che io ero entrata nella chat per tenere mia figlia agganciata dicendo se ci sono cose organizzate le leggiamo. Dopo il primo giorno che sono arrivati 429 messaggi, ho detto Bianca, cara mia, il cellulare della mamma serve anche per lavoro, bisogna che mi trovo e poi 429 messaggi non li leggerai mai. E quindi ha capito anche lei che non era quella l'utilità, insomma alla fine sono arrivata a stabilire che la chat di classe si usava solo esclusivamente per questioni scolastiche perché aveva preso una brutta piega. Quindi la Bianca adesso lo usa, probabilmente anch'io aspetterei, non tanto perché ne ha un uso scorretto, perché le regole sono chiare, ma mi spaventa un po' l'inizio delle superiori, che secondo me è uno step ancora più forte come impatto, come gente. Sono in una scuola dove vedono dai 14 ai 18 anni, quindi conoscono gente di fasce età molto più ampie che dagli 11 ai 13, quindi l'anno prossimo vedremo, però per ora ha una gestione controllata di dialogo, ma vedo che non ho quel controllo che diciamo si dovrebbe magari avere ancora. Speriamo di aver seminato bene in questi anni e quindi di avere, diciamo, che quando ha bisogno, quando vede che c'è qualcosa che non va, ce lo dica, però è sempre un chissà e speriamo che succeda. Grazie.
stimolante, insomma, questa prima ora in cui abbiamo raccolto un po' di dati, un po' di testimonianze, direttamente sufficiente materiale, e quindi insomma ringrazio ancora i nostri ospiti e lascio loro la parola, organizzatevi pure come credete. Allora, buonasera a tutti, mi alzo in piedi perché ho un piccolo problema di ADHD, quindi sono un po' un iperattivo, il che per il mio lavoro è un po' un problema, ma d'altronde lavoro con dei ragazzini, quindi va anche bene. Mi chiamo Marco Zanoli, mi occupo di adolescenza da quando ho iniziato, da dopo che mi sono laureato, perché ho pensato, sono giovane, quindi mi occupo di quelli un po' più vicino a me. Poi purtroppo ho continuato, anche perché non sono in tanti che nel nostro lavoro amano lavorare con quelli brutti, sporchi e cattivi, che sono quelli di 14, 15, 16 anni. Ho avuto la fortuna però anche di vedere tutta un'evoluzione che c'è stata da 25 anni fa sino ad oggi, che è stata un'evoluzione molto strana. Quindi il problema del parlare di questo tipo di tematiche questa sera è proprio questo, che anche noi siamo molto in difficoltà su come comportarci, perché è un'evoluzione talmente veloce, talmente repentina, non solo dei sistemi digitali, ma anche dei comportamenti che noi adulti, i ragazzini e i bambini abbiamo nell'interfacciarci con i mezzi digitali. Perché una cosa che io amo molto fare quando ho un ragazzino nuovo è, intanto vado a testare l'ansia della mamma e gli dico, bene, la prossima volta lo fa venire da solo in studio. Ma come da solo in studio? Per un autobus, no? Lo uccideranno, lo stuperanno, un pedofilo, Modena è piena di pedofili, ci sono milioni di pedofili. E questo dopo vi spiego perché lo faccio. L'altra cosa è, signora, ha un cellulare in mano, ce la farà ad arrivare al mio civico, no? La reazione di solito del ragazzino è, o della ragazzina è, finalmente, cioè, posso indipendentemente andare dallo psicologo, che fa anche un po' figo, sono gli unici che non riescono a trovare il mio studio. È impossibile non trovare il mio studio. L'altro giorno mi ha chiamato e mi ha detto, io non lo trovo, perché io gli mando la posizione su Google Maps e l'indirizzo con il numero civico. Google Maps sbaglia di 7 metri e sono lì che cercano l'indirizzo dello studio. Quindi io devo uscire e dire, sono qua, cosa che un adulto non capita. Il che significa che in tutte le ore che loro trascorrono con un dispositivo digitale in mano, non sono capaci di usare la cosa più semplice del mondo, che è una mappatura digitale per muoversi nello spazio. Di chi è colpa? Un po' loro, un po' nostra. Un po' nostra perché non li abbiamo insegnati ad utilizzarle, non li abbiamo resi indipendenti nel muoversi, perché siamo tutti molto terrorizzati che possono essere violentati, stuprati, rapinati, eccetera. L'altra è loro, perché è vero che hanno il telefono in mano ore e ore e ore, ma lo usano per fare tre cose in croce. Mentre una volta il computer, per esempio, si utilizzava per fare molte più cose, quindi gli smanettoni del computer imparavano la parte informatica. La realtà dei fatti è che oggi loro passano un numero infinito di ore, vi do un dato invece locale. Io l'anno scorso ho fatto un progetto su una scuola superiore a Sassuolo, quindi qua di fianco, e con le classi prime e seconde ho chiesto quante ore trascorressero al cellulare i ragazzi di quella fascia d'età. La media è 7 ore e 48 in infrasettimanale, dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica quasi 9 ore. Okay? Dato non inglese, dato di Sassuolo, okay? Prima superiore, seconda superiore. Quindi questo voi capite che è un dato totalmente allarmante, perché supponiamo che questi dormano 7-8 ore a notte, 8-8-16 vuol dire che insomma, la stragrande maggioranza del loro tempo da svegli la passano su un dispositivo digitale. Cos'è un dispositivo digitale? Cioè noi pensiamo sempre allo smartphone, ma non è solo lo smartphone, perché oggi i dispositivi digitali sono tantissimi, perché il cellulare è quello principale, abbiamo i tablet, abbiamo il computer, la PlayStation è un dispositivo digitale perché loro ci chattano, ci parlano, ci stanno del tempo, interagiscono con gli altri,
penso anche che si possa andare a vedere YouTube dentro la PlayStation, non lo so se si colleghi, credo di sì. La televisione sono tutte smart TV, io posso andare a vedere YouTube, okay? Altro dato, a me piacciono i numeri, non fa schifo i numeri, ma mi piacciono i dati statistici. Sapete quanto durava un video di YouTube 10 anni fa? Mezz'ora. Tempo medio di un filmato di YouTube 10 anni fa. 7 minuti. Media, no? Ci sono quelli molto lunghi, ci sono anche quelli da 1 minuto e mezzo, 7 minuti. La media adesso è 1 minuto e 12. Perché? Perché un altro grande problema che noi stiamo sperimentando, che ci sono degli insegnanti in sala? Ok. Qual è il problema principale a scuola? Io lavoro nelle scuole da una vita. Il disturbo dell'attenzione. Cioè l'attenzione media si è abbassata a livelli drammatici. Cioè noi partiamo da bambini che abbiamo un'attenzione molto bassa. A proposito, lo dico alle mamme, quando gli fate la predica per spiegargli cosa non bisogna fare, eccetera, a me tutte le volte le mamme dicono, a me io glielo spiego sempre cosa deve fare. Mi raccomando, Tommaso, quanto ti ho già detto 1000 volte, quando mi entri, metti per favore le scarpe nel po'. L'attenzione media con mio di 6 anni è 7 secondi. Voi capite che Tommaso, ti ho già detto 1000 volte, controllo temporale per me. Crescendo attraverso la scuola, attraverso l'esperienza, principalmente la scuola, questo tempo attentivo si alza moltissimo. Sapete qual è il tempo medio di un universitario? Attentivo, dove comincia a decadere l'attenzione? Quanto? Magari 15 minuti. 15 minuti un universitario che è abituato a studiare ore e ore, cioè a un certo punto non è che finisce, decade, ok? Immaginatevi uno di 7 anni, ok? Bene. I tempi attentivi si stanno abbassando tantissimo. Perché? Perché ormai ci stiamo tutti abituando a qualche cosa che è molto più interattivo, divertente, movimentato, ok? Il filmato, i PowerPoint, ormai non si può più andare a un convegno senza avere i PowerPoint, perché se si parla come sto parlando io questo vezzo che avendo sempre a che fare con l'adolescente, ogni tanto di un'idiozia, così rialzo il vostro livello di attenzione. Ma se io avessi un dono di questo tipo prof di storia di 72 anni, il vostro livello di attenzione a questo punto sarebbe già andato a farsi friggere, probabilmente stareste mandando messaggi ai vostri amici dicendo che vi annoiate alla conferenza sugli smartphone. Quindi, cosa succede? Che il tempo medio di attenzione, chiedetelo a qualsiasi insegnante di lungo corso, si è abbassato tantissimo. Per cui una lezione media frontale è la roba più antidiluviana del mondo. Perché se una povera insegnante di storia si mette a spiegare Cartagine per 45 minuti, voi state certi che 27 allievi di quella classe, dopo 1 minuto e mezzo, hanno chiuso i battenti, non ci sono più. Quindi la povera insegnante va avanti, perché sta facendo il proprio lavoro, ma nessuno l'ascolta. Ok? Perché? Perché noi ci siamo abituati tutti a un sistema molto accattivante, che è quello del digitale, no? Io vi sfido stasera, non so, io ho un interesse per, che ne so, le auto da corsa, vado a vedere un filmato di 14 minuti sulle auto inglesi da corsa degli anni 70. 14 minuti, ma stai scherzando? No. Io non riesco più a guardare un film, 2 ore di film, devo guardarli in 4 sere diverse. Tant'è che il format nuovo non sono più i film, scompariranno, perché durano 2 ore, cioè 2 ore, non 24 ore. Adesso ci sono le serie si stanno accorciando come tempistica, perché quando voi iniziate una serie, fateci caso, quanto 50 minuti una puntata, 50, no, guardiamo questa che dura 35 minuti una puntata, al massimo guardiamo 2, perché anche il nostro tempo attentivo si è ridotto. Immaginate uno che cresce in questo sistema. Uno che cresce in questo sistema, alla sera si mette a guardare i reel di YouTube,
o di TikTok che durano 4 secondi. Poi vi proiettate la mattina dopo con la povera propria storia che per 45 minuti vi spiega in monotono cartagine. Qual è il problema qua? La propria storia o quell'altro che guardi lì? È una domanda difficile, io non ho la risposta a questa domanda. Il problema è che indubbiamente il supporto digitale è accattivante, è bello, è stimolante, va a toccare delle parti del cervello, che dopo ci dirà la dottoressa Cavalletti, che stimolano certe cose. Per cui io provo piacere, provo un tipo di piacere che è un piacere estremamente passivo e poco creativo, perché quel tipo di piacere non mi sta stimolando nessuna parte creativa, cioè io guardo passivamente dei filmati che mi vengono proposti in automatico, con un algoritmo che va a cercare quello che io più o meno ho cercato prima e ogni tanto ci butta qualcos'altro di nuovo. Se faccio l'errore di guardare un attimo quel filmato, dopo me lo ripropone in altre mille salse diverse. Se io crescessi oggi in questo sistema, il mio disturbo dell'attenzione sarebbe enorme, enorme. Cioè la mia capacità di mantenere l'attenzione risulterebbe estremamente limitata. C'è un piccolo problema, che la vita è noiosa. La vita tende ad essere ripetitiva, non so come facciate dei lavori così eccitanti dove ogni 4 secondi vi succede qualcosa di bellissimo, ma ritengo che la maggior parte di voi faccia un lavoro ripetitivo, noioso, dove la domenica sera dico io ho 5 giorni da riempire dei file Excel, maledizione, c'ho la contabilità, ok? E quando questi si trovano prima nel mondo della scuola, dove uno gli dice bene, questo è il libro, c'è da studiare capitolo 3, 4 e 5. Veramente? Quanto ci vuole leggere il capitolo 3? 7 minuti, porca miseria, 7 minuti, un tempo infinito, non ce la faccio. Okay? Poi, a un certo punto, questi vanno a lavorare. Beh, c'è un problema nel mondo del lavoro, adesso non vogliono più assumere i giovanissimi, perché non tengono 8 ore al giorno per 5 ore a settimana, non reggono, perché è palloso. Cioè è noiosissimo, ma come? Tu mi devi pagare 7.000 euro al mese e io vengo quando credo. Questo è un pensiero, cioè, voi ridete, ma è un pensiero che io vedo e sento tutti i giorni adesso. E l'altra cosa veramente drammatica, e questa per me è una delle cose più drammatiche che esistono, è che questo tipo di sistema propone un modello di tipo economico. Cioè, io mi divertivo sempre nelle classi delle cose che piacerebbe fare da grande, no? Ho smesso di farlo, perché non c'è più uno che mi dica l'avvocato, il medico, il notaio, l'astronauta, mi dicono tutti i soldi. Nessuno mi dice più io vorrei fare, ho il sogno, al massimo il calciatore perché guadagno un sacco di soldi. Però il modello economico è diventato un modello di potere e successo. La parte del piacere, cioè mi piace fare questo tipo di lavoro perché lo trovo stimolante, poi va bene se mi fa anche guadagnare soldi, benissimo, ma voglio fare questo tipo di lavoro perché lo trovo stimolante, non c'è più, è finita. Okay? E questo è un problema di povertà intellettuale. Perché? Perché io molti anni prima mi sono abituato a guardare i reel passivamente che mi girano davanti come una slot machine e io non voglio più fare la fatica, lo sforzo di pensare che un giorno vorrei fare il cardiochirurgo, perché il cardiochirurgo si fa molta fatica, devo fare l'esame di medicina, studiare tantissimo, no. Poi c'è lo youtuber che guadagna di più, perché non deve studiare a fare il cardiochirurgo che poi, no? Quindi tornando al tema della serata, io non credo che saremo in grado di dargli degli strumenti per muoverli, perché anche noi non abbiamo degli strumenti. Cioè io questa mattina, non più tardi di questa mattina, ho mandato un ragazzino che è venuto da me negli ultimi 20 giorni, l'ho iscritto al progetto RISO, che è quello per la dispersione, per il rifiuto sociale, perché ha rifiutato di andare a scuola. È in obbligo scolastico, deve andare a scuola,
i genitori, e questo è un altro dato terrificante, sono due persone normalissime. Cioè, una volta questo tipo di ragazzini aveva situazioni di separazioni complesse, casi sociali, immigrazione. Questi qui sono di Castelnuovo Rangone, il papà fa l'idraulico, la madre impiegata, sono le persone più normali del mondo che stasera potrebbero essere in sala qui. I genitori sono assolutamente attoniti, perché improvvisamente questo ha rifiutato di andare a scuola, da un giorno all'altro. Ha cominciato a piangere, a urlare, spacca tutto a casa. Gli hanno tolto, a proposito, il cellulare, il router, perché la mamma pensava che lui se ne stesse bello bello a casa a giocare alla play. Lui sta malissimo. Sta veramente male, ma non riusciamo a trovare la causa, cioè, la causa c'è, non riusciamo a uscirne fuori, perché lui ha deciso che lui non va più a scuola e non lo muove nessuno, è pure 120 kg, quindi è ancora più difficile muoverlo, e questo è un altro dei problemi. Quindi come si fa? Beh, ci sono due aspetti secondo me importanti. Uno è la famiglia, e qui vi dico anche che le persone che sono qui vuol dire che sono sensibili al problema. È quel pezzo che non c'è qui che è il vero problema, perché sono quelli che non si pongono neanche un punto interrogativo, perché oggi bisogna porsi delle domande in continuazione. Cioè, è giusto dare il cellulare a mio figlio adesso? È giusto darglielo fra un anno? È giusto darglielo fra tre anni? Come lo blocco? Resisto? Cioè, come faccio, Chiara, a resistere con tutte le sue amiche che arrivano col cellulare, si mettono io mi sento morire. Io ho una sorella che, ahimè, è psicologa pure lei, ahimè per i miei genitori, mio padre non era contentissimo. E ho una nipote di 12 anni, lei è in seconda media quest'anno, in classe, stessa situazione, che non hanno il cellulare, cioè lei è una bambina ghanese perché povera non glielo possono comprare. Mia nipote è la mosca bianca, anche io che sono un talebano di queste robe, a un certo punto ho detto che sarà, ti prego, compra il cellulare, perché è completamente tagliata fuori, ok? Quindi qui il problema non è solo dei genitori, è un problema anche di sistema, perché come dicevamo prima, quando si girava in motorino a 14 anni senza il casco, c'è stato un problema di adeguamento delle leggi e del sistema che si è preso carico di un problema nascente. Cioè, prima c'erano i motorini che andavano pianissimo, poi piano piano sono cominciati gli incidenti, sempre più incidenti, i motorini sempre più veloci, la legge ha detto bene, perfetto, ci adeguiamo. La scuola, sistema nel quale io sono inserito da una vita, il ministero è arrivato molto tardi rispetto al divieto di utilizzo di cellulari a scuola, molto tardi, troppo tardi. In mezzo abbiamo avuto anche la sfortuna di avere un lockdown, il Covid, eccetera, che ha fatto esattamente l'effetto contrario. Cioè ha detto a tutti adesso devono avercelo. Poi non apro la parentesi lockdown perché è stato disastroso dal punto di vista psicologico per i ragazzini. Devastante. Cioè il Covid non è stato niente rispetto agli effetti negativi del lockdown. Ma anche lì la scuola purtroppo ha dovuto subire una digitalizzazione, le famiglie hanno dovuto subire una digitalizzazione, per cui vedete i bambini di 7 anni con le cuffie davanti alla TV 4 ore tutte le mattine. Roba di una violenza terribile, ma al di là della violenza anche un'aberrazione totale, perché poi siamo stati tutti obbligati a crescerli per 2 anni davanti a questo tipo di supporti, che dopodiché come faccio a toglierli? È un problema immenso, non riesco più. A un certo punto anche la scuola si è adeguata, il classroom, eccetera, e tutti i vari supporti digitali. Io toglierei completamente i compiti mandati in digitale, perché li eliminerei dalla faccia della terra. Io torno alla carta, mi dispiace. Torneremo in lato, io torno alla carta. La scuola, e anche qui è il ministero che si deve fare carico di queste cose. Cioè, siamo in un momento in cui ci si sta evolvendo, stiamo cercando di capire come funziona questa storia del digitale, per cui sarà necessario un sistema di regole. Io mi aspetto che ad un certo punto il Ministero, anche quello della Salute, ci dirà basta, i cellulari non si possono usare, sono vietati dalla legge fino a una certa età. Io non lo so ancora qual è l'età, però se io al genitore dico, oh, tu bisogna che noi
smartphone glielo fai usare, se no ti faccio 500 euro di multa. Tu vai al ristorante, gli appoggi il cellulare davanti, io ti arriva il carabinieri e ti fa la multa. Poi in Italia non funziona, spero, quindi bisogna fare dello stesso. Però voi capite che è molto semplice mettere un cellulare davanti ai figli, è molto più complicato andare al ristorante e portarsi un pacco di fogli, di colori, il giochino, la borsa con tutti i giochi, è molto più facile, tanto più quando quello del tavolo di fianco gli ha messo un tablet grande così davanti con tutti i giochini. Allora mio figlio mi guarda e mi dice: oh, io non sono il figlio schifoso, no? Cioè, io non ho diritto anch'io a fare quei giochi accattivanti e bellissimi che ci sono sul tablet. Quindi in questo momento voi siete la resistenza finché non ci sarà un sistema di regole che secondo me ad un certo punto dovremo condividere tutti e che ci aiuta in questo senso a sviluppare una coscienza sociale che faccia crescere questi bambini, questi ragazzi con un focus che sia più orientato all'esterno. Perché prima abbiamo visto lo sport, per esempio, cioè qualsiasi cosa che li porti fuori è l'unica cosa che li potrà salvare. Io, uno dei più grossi problemi che ho oggi con gli adolescenti è farli uscire di casa. Cioè, ci sono i genitori che ce li portano dicendo: questo sta chiuso in casa tutti i giorni, tutto il giorno. E tu dici: ma perché non vai a fare un giro con i tuoi amici al sabato pomeriggio in centro a Modena, in centro a Sassuolo? La risposta, che mi guarda come se fosse un UFO, è: ma perché se posso stare a casa e chatto con i miei amici mentre sto giocando una partita da play? Ma non ha tutti i torti, perché tutto sommato si fa molto più fatica a costruire relazioni sociali, c'è molto più da metterci in gioco che a stare dietro una TV. Poi però succede che si buttano dalla finestra quando prendono 4 nella verifica, c'è un numero di suicidi adolescenziali che sta crescendo esponenzialmente, c'è un numero di ritiri sociali esorbitante, c'è una sofferenza psichica da parte di questo tipo di ragazzini che è enorme. Il problema è che non la vedete finché non arriva improvvisamente, come quei genitori di cui vi parlavo prima. Cioè, il loro figlio è stato perfetto fino a maggio di quest'anno. Poi a maggio ha deciso che non andava più a scuola. Ha finito in qualche modo l'anno scolastico, al primo giorno di scuola di settembre c'è più andato. E la risposta di tutti i genitori, sapete qual è? Non capisco. È stato tutto normale fino all'altro giorno. Purtroppo però l'effetto è molto a lungo termine e anche su questo anche noi ci dobbiamo un attimo, dobbiamo prendere le misure, perché io non ce l'ho la risposta su come si usa. Certo è che più li spingete fuori e meno probabilità ci sono che loro si fossilizzino in un sistema di questo tipo. Quindi benvenga lo sport, benvenga il parchetto, benvenga qualsiasi cosa, e imparate soprattutto che ci sono anche dei sistemi per limitare l'accesso ai dispositivi digitali. Cioè, io posso programmare una durata, un accesso, posso dire ai miei figli: tu quando hai finito i compiti dalle 18 alle 19.30 fino a quando ceniamo, tu puoi usarlo, poi si spegne. Non ti dico: quando hai finito la partita, un attimo fa un'altra partita, poi lo riprende di nascosto, sotto. No, c'è un temporizzatore, ci sono tutti, adesso tutta una serie di supporti, imparate ad utilizzarli, che vi aiutano in questo senso. Se avete in casa un informatico, tanto meglio, ma non è necessario essere informatici, c'è parental control, ci sono, state attenti perché sono molto scarsi questi qua. Io ho un mio paziente informatico che è stato fregato per più di 14 anni, cioè fa il programmatore di mestiere. Cioè, si è fatto il figlio, così ve la cito tanto per... lui ha messo la password nel router e il figlio ha messo il cellulare con la videocamera appoggiato sulla mensola che puntava sopra la pastella del computer e gli ha visto il codice. No? Cioè, sono mica scemi questi. Hanno i programmi, scaricano le app per clonare le password, cioè sono sveltini. Allora capisco che è talmente in evoluzione veloce che a volte non è facile per tutti tenerci dietro, a quel punto poi io posso anche decidere di togliergli il telefono, che è un gesto terribile, brutale, ma glielo potete togliere, non è vietato dalla legge, potete sospendere l'accesso al digitale, ok? Potete prendere il router, lo mettete nel baule.
qua che girava con la PlayStation, la Xbox, il router della casa nel baule della macchina. Però non c'è delle sicilianesi, no? Cioè, capite che ci vuole anche un po' di fantasia delle volte, proprio perché ci muoviamo in un mondo molto in evoluzione, molto difficile, che delle volte per noi è molto lontano. Non so quanti di voi utilizzano TikTok, io no, però TikTok adesso se non ce l'hai non c'è nessuno. TikTok fino a 4 anni fa era una roba dei bambini, fra 3 anni TikTok sarà obsoleto, ci sarà un altro sistema. Voi capite che io non posso tenere dietro queste cose, è impossibile. E quindi ad un certo punto devo avere anche un po' di creatività per cercare un sistema che possa aiutarmi. L'altra parte invece è il sistema che ci deve aiutare, perché deve dare una linea guida che secondo me deve servire un po' per tutti, per i genitori, per le scuole, per le associazioni sportive, per dare una mano a tutti a capire come comportarsi, perché non è affatto facile, è un mondo difficile, molto più per i genitori che per i ragazzini. Poi i ragazzini ci vanno dietro naturalmente, perché vi posso assicurare che c'è un livello di sofferenza elevatissimo. Grazie. Grazie davvero per questa testimonianza. Dottoressa Cavalletti, ci porti dalla sua esperienza. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Barbara Cavalletti, sono psicologa, mi occupo anche io di bambini, adolescenti e famiglie. Sono molto felice questa sera di questo invito, perché io lavoro a Sassuolo, quindi siamo proprio vicini di casa, e soprattutto sono contenta di vedere tanti genitori, papà e mamme, questa sera qui. Invece la mia riflessione parte da voi questa sera, nel senso che il mio problema tutti i giorni non sono gli adolescenti, ma sono i genitori, dove io faccio molta fatica nella chiedere collaborazione alla famiglia. Noi siamo tanti anni che lavoriamo e ho visto una involuzione del ruolo dei genitori, sempre più timorosi nello sbagliare, sempre più insicuri nel ho detto la cosa giusta, glielo dica lei dottoressa perché io non me la sento, faccio bene a dare questa regola piuttosto che un'altra regola. Le due testimonianze delle mamme mi sono piaciute molto, entrambe hanno come massimo comune denominatore il fatto di dire gli altri. Quindi siamo tutti i giorni molto condizionati dagli altri. Alcuni di voi sono molto giovani, ma altri insomma più o meno avete la nostra età. Voi vi ricorderete quando andavate a casa da vostro padre o vostra madre e dicevate domani sera vado a ballare, le mie amiche vengono a casa alle 2. Vostro padre cosa diceva? Ok, vieni a casa alle 2? No, vieni a casa alle 3 tu se gli altri vengono a casa. No, diceva se la regola è mezzanotte, tu vieni a casa a mezzanotte, quindi... Noi eravamo frustrate, arrabbiate, andavamo col paese i nostri genitori, andavamo avanti, cosa che invece oggi succede, ma da lì abbiamo iniziato a imparare che cos'è la frustrazione, perché i nostri genitori stabilivano le regole della nostra famiglia. Oggi questo non esiste più. Vi faccio un esempio che mi è successo oggi. Io mi occupo anche di tutta la parte di cui parlava prima Marco, quindi dei disturbi dell'attenzione, dell'epilessia, discalculia, eccetera, eccetera. Allora, oggi ho fatto vedere una prova a una mamma di un dettato. Ok, sua figlia fa la terza e ha fatto un numero, non esagerato, ma un numero importante di errori. Quindi io ho mostrato il dettato alla mamma e le ho fatto vedere gli errori e lei mi ha detto, è impossibile. Mia figlia non fa questi errori, a casa non li ha mai fatti e neanche a scuola. Ok, proviamo a ragionare. Guarda, quello che ho spiegato, la prima parte del dettato ne ha fatti molto meno, nella seconda parte perché i tempi di attenzione sono molto ridotti ne ha fatti di più. La mamma si ferma e mi dice, ho capito perché ha sbagliato, perché tu detti troppo veloce. Ok, quindi il
dare sempre la responsabilità al fuori di quello che è il comportamento di nostro figlio o della nostra famiglia non aiuta al benessere dei nostri figli, non è sempre colpa di altri. Il senso della genitorialità oggi sicuramente è complesso, ma credo che ci sia anche molta arrendevolezza da parte dei genitori, cioè non vogliamo mai che i nostri figli siano meno degli altri, che abbiano meno degli altri e che soprattutto si possano in un qualche modo lamentare di noi. In studio da noi gli adolescenti vengono sempre molto volentieri perché hanno un momento dedicato a loro e vi faccio garantito che non guardano il telefono, ma non perché noi gli diciamo il telefono tu non lo usi, noi il telefono glielo lasciamo, ma loro sono interessati alla conversazione. Quindi voi provate a pensare quanto tempo dedicate a parlare con i vostri figli, quante attività fate con i vostri figli, quante proposte gli fate. Io prima di riflettere su che regole possiamo dare ai nostri figli nella quotidianità e nell'uso di ormai tutto, perché è tutto digitale, è com'è la nostra famiglia. La frustrazione, che ci piaccia o non ci piaccia, la dobbiamo dare in casa. Quindi siamo generatori, noi genitori, di frustrazioni. Perché se questo non avviene, quando a 40 anni vengono lasciati dalla moglie o dal marito, vanno in una crisi totale perché non sanno minimamente che cos'è la frustrazione. Molto spesso mi capitano genitori in sala d'aspetto con bambini dentro al passeggino con il cellulare in mano. Quindi io dico, gradirei che nella mia sala d'aspetto sono milioni di giochi, milioni di libri, i bambini giocassero. I bambini non sanno giocare. Vi racconto questa cosa che racconto sempre anche ai tirocinanti che vengono da me perché è stata unica per fortuna. Spesso noi facciamo fare il puzzle ai bambini, che è un gioco che nessuno sa più fare. Tant'è che una volta un bambino mi ha guardato e mi ha detto, mi dai la colla? Cioè, capite che non facciamo più giocare. Io ho famiglie che mi raccontano che in casa loro non hanno giochi, perché i giochi si mettono in disordine la casa, ma hanno il tablet, perché col tablet puoi fare il puzzle, lo Shanghai, il memory, Forza 4, tutto dentro a un unico gioco. Il bambino gioca da solo e se perde cosa fa? Spegne. Quindi c'è, noi siamo preoccupati di tutto quello che i sistemi informatici stanno togliendo, ma ci chiediamo a casa, voi genitori, siete persone che parlano, siete persone che trovano tempo, siete persone che danno uno stile educativo o assecondate? Perché assecondare non è educare. Educare significa anche essere fermi nelle regole, che secondo voi sono le regole giuste, ma se tutti voi andate a casa, ne parlate con la vostra vicina di casa, che a sua volta ne parla con la sua vicina di casa, giusto? Si forma un mare di informazioni. Se invece noi ci dobbiamo sempre adeguare a su 24, 22 hanno il cellulare e quindi glielo devo dare, ma se invece su 24 due non hanno il cellulare e io parlo con una mamma e diventano 23 e poi 21 e poi 20, possiamo andare a ritroso, non andare avanti. Noi non lo sappiamo neanche noi quando è l'anno esatto in cui è bene dare un cellulare, non lo sappiamo. Sappiamo e leggiamo che in tantissime scuole sono stati tolti i computer, perché comunque i bambini non hanno più manualità. Se voi vedete, il bambino disegna sul tablet una riga con la penna e poi la riga viene raddrizzata, perché è il mondo della perfezione, tutto deve essere perfetto. I bambini hanno pochissima fantasia oggi, poca creatività, non sanno giocare, si annoiano.
però la prima persona che gli dà il tablet o in un viaggio in macchina, perché come tutti i bambini ogni 3 minuti dice quanto manca, siamo arrivati, quanto manca, siamo arrivati, chi è che glielo dà a 3 anni, a 2 anni in mano? Glielo dà il genitore, perché? Perché prima, perché non deve stare lì a spiegargli, perché è stanco, perché così il bambino lo scoccia. Quindi se il primo passaggio è la famiglia, la prima forma educativa siete voi, non siamo noi. Quindi il messaggio principale lo dovete dare voi e all'interno del vostro contesto familiare dovete stabilire quelle che secondo voi sono le regole. È ovvio che se la mamma su Instagram dice dai fai i compiti che io finisco, cioè, tutti abbiamo un social sul quale pubblichiamo, scriviamo in modo a volte anche molto imbarazzante, cioè leggete, no? Cosa scrive la gente? Per farsi mostrare, per che cosa mangia, dove andate in vacanza, se ha un partner, perché è il mostrarsi, quindi questo è il segnale. Voi lo sapete che gli adolescenti sono spariti da Facebook, perché noi adulti li abbiamo invaso, quindi loro sono emigrati verso altri social. Siamo noi che andiamo negli spazi che erano loro, era la loro piazza. Ma lo sapete perché c'è tutta questa abuso anche dei giochi online della PlayStation? Perché tantissimi genitori preferiscono avere il figlio in casa, sotto controllo, che gioca con gli altri però. Mi dicono, dottoressa, però gioca con gli altri, in sala, sul divano, dove gioca la Play. Quindi tanto di dove siamo arrivati oggi, noi professionalmente l'abbiamo visto negli anni. Cioè il fatto che il genitore vuole il controllo del figlio, non lo lascia sperimentare. Cioè, ci sono genitori che hanno la posizione 24 ore su 24 del figlio. Mandami una foto, ti devo geolocalizzare, questo anche mi fa, ma questo uso del cellulare è veramente complicato per tutti. La parte che a me da psicologa dispiace molto, che insomma prima di venire qua stasera ho condiviso con il dottor Zanoli, è la parte delle emozioni, che è la parte insomma sulla quale noi lavoriamo sempre, e oggi c'è una grossissima difficoltà da parte dei ragazzi e dei bambini di identificare le emozioni, perché loro le vedono come un emotico, ma non riescono a spiegartela. E questa è la cosa che psicologicamente e socialmente mi dispiace, perché nulla ha più un colore, è tutto un veloce. TikTok dura 4 secondi perché questo meccanismo crea dipendenza, cioè la velocità, il fatto di cambiare così rapidamente lo schermo crea dipendenza. Io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto nella prima puntata la dottoressa Piccini, perché il grosso problema di quando voi avrete visto dei video o avrete visto dei bambini che hanno delle crisi di astinenza, perché la cosa drammatica è che tutti questi ausili agiscono a livello dell'amigdala, che è dove agisce la cocaina, che forse fa un po' più effetto rispetto a dire che agisce uno smartphone. Quindi nel momento in cui voi dite basta, oggi non lo usi più, dall'altra parte abbiamo una reazione. Il problema non è usarlo sì o usarlo no, ma il problema è noi genitori cediamo perché non siamo forti nel portare avanti delle regole della nostra famiglia e gli lasciamo una libertà massima che loro non sanno gestire. Le regole sono fondamentali, danno sicurezza ai nostri figli, non è la libertà che li rende uomini e donne sicure. Ma quando noi diciamo ancora mamma una partita, 2 minuti ancora, sì va bene dai, perché voi dovete fare dell'altro e non avete tempo, quello fa sì che il figlio prenda sempre più potere e in realtà non ha il senso del tempo, lo perde e voi di conseguenza. Quindi si arriva a un punto in cui il figlio sceglie dove andare in vacanza, sceglie dove giocare, sceglie tutto e sceglie quanto tempo stare sullo smartphone. Quindi io ho molto sì. Io non sono come te che sei più insomma. Però
faccio perché infatti no, non me lo garantisco. Però insomma io vi volevo un po' lasciare una riflessione sulla genitorialità, perché è un po' quello il turco. Perché gli adolescenti parlano, cioè raccontano che stanno male. Perché se voi pensate alla vostra adolescenza, l'adolescenza di oggi, io quando penso, io ho una figlia di 22 anni, cioè quando vedo quello che fa mia figlia, dico, madonna, cioè, io mi sono divertita. Noi ci siamo divertiti, no? Cioè, facevamo delle cose stupende, in giro, non c'era il cellulare. Io quando facevo l'università, ho fatto l'università a Padova, chiamavo mia mamma una volta alla settimana dalla cabina del telefono, perché il cellulare non c'era. Siamo negli anni 90, mia figlia fa l'università a Ferrara, un'ora e mezza da qua, mi chiama 8 volte al giorno circa. Allora con mia mamma le ho chiesto, mamma, come facevi che io ti chiamavo una volta alla settimana dal cabina, quindi 30 secondi sarò stata al telefono. Però tu le rispondi 8 volte al giorno. No, non le rispondo, a lavorare, non le rispondo, le mi chiede, mi paghi la tassa, volevo venire. E allora mia mamma mi ha risposto, perché noi avevamo fiducia in te. Vedi, mia mamma è saggia, è una maestra in pensione, è una maestra ordine. È un po' questo, cioè è molto cambiato il ruolo dei genitori. Quando siete indecisi, faccio così o faccio cos'ha, potete venire anche dallo psicologo, ma provate a pensare quello che facevano i vostri genitori. La risposta la trovate. Adesso il genitore è molto insicuro, perché guarda fuori e non guarda dentro. Basta. Scusa, volevo solo aggiungere una cosa perché mi sono dimenticato. A proposito di disturbo e attenzione, voi sapete che lo psicologo non deve mai dare consigli, cioè ce lo spiegano proprio alla scuola di psicoterapia, che noi non dobbiamo dare consigli. Però visto che ho un sacco di genitori, una cosa mi sento di dire. Rispetto alla creatività, al bisogno di provare emozioni, alla tolleranza, alla frustrazione, c'è in effetti una piccola cosa che voi potete fare, che è creare dei vuoti. Cioè quello che loro non stanno mai più sperimentando è la noia. La noia è un'emozione, un sentimento che succede molto spesso nella vita, di cui vi parlavo prima, che poi a un certo punto arriva e arriva in maniera massiccia. Perché la vita tendenzialmente ha molti momenti noiosi e ripetitivi. Ora, noi per esempio quando lavoriamo in mediazione, per il tribunale, con le famiglie di genitori che si separano, c'è una competizione terribile sul far fare tutte le attività possibili e immaginabili ai figli. Male, sbagliato. Io tutte le volte devo litigare per dire scusate, ma questo finisce alle 4:30 a scuola, poi ha 3 volte a settimana pallavolo, una volta tiro con l'arco, e poi c'è la prof di inglese che viene a fargli l'approfondimento, poi viene una tutor perché non va tanto bene in matematica, al sabato pomeriggio va a nuoto e la domenica mattina c'è dottrina, che poi c'è anche il giovedì pomeriggio. Io dico sì, ma questo quando si annoia? Mai. Allora create vuoti, a questo punto createli voi, cioè fatelo scientemente, vedete giovedì pomeriggio cosa fa? Niente. Voi vedrete, questo per voi sarà un esercizio terribile, perché questo vi si attaccherà addosso, perché vuole fare qualcosa, cioè datemi un tablet, uno smartphone, la TV, uno. No, il gioco non si fa niente. Questo vorrà dire per voi reggere per ore uno che vi massacra, o una che vi massacra, ma starete facendo un'opera fortemente terapeutica verso il vostro figlio, perché questo vuoto gli servirà un domani per tollerare la frustrazione della prof che gli spiega cartagine per 45 minuti, del lavoro che sarà ripetitivo quando molti anni dopo inizierà a lavorare, gli daranno da fare i lavori da galoppino più terribili del mondo che lui non vorrà fare, e come dire, si costruirà un po' di pelo sullo stomaco per tutte quelle situazioni della vita, e voi avrete contribuito a creare quel piccolo pezzettino. Se voi vi riempite tutti gli spazi convinti di fare il bene di vostro figlio, state facendo un errore,
perché una roba che mi fa imbestialire, poi i genitori mi dicono, mio figlio non faccio mancare niente, ma cretino, come fai a saperlo? Intanto. E poi perché gli fai fare tutte le cose possibili e immaginabili? No, hai sbagliato tutto. Tu devi fargli fare tutte le esperienze più belle del mondo, tra cui il niente. Quindi fargli fare inglese una volta a settimana, basta. Uno sport, decidi che sport fai quest'anno, lo cominci a settembre, se non ti piace lo porti avanti fino a giugno. Finita, non cambi 19 sport quest'anno e nel frattempo fai altre 64 attività perché ti voglio stimolare. E anche la scuola in questo ce ne mette del suo, perché fanno 600.000 progetti. Basta progetti. Facciamo due all'anno di progetti. Belli i progetti, ma ogni tanto fateli fare storia, matematica, geografia e a tollerare per due ore fare prove italiane e studenti italiani. Perché altrimenti costringiamo la prova italiana a fare i filmatini, i video, perché altrimenti questi si annoiano, perché se vi spiego Alessandro Magno a voce così è sicuramente meno interessante che vedere il filmato di YouTube con Alessandro Magno che interpreta se stesso. Perché poi ci credono anche, no? C'è la foto delle piramidi in costruzione, c'è la foto delle piramidi in costruzione, credo. Ok? Perché non hanno più un pensiero critico. Create vuoti, questo è il mio consiglio, l'unico che vi darò stasera. Costruite vuoti apposta, vi uccideranno, resistete. Allora adesso abbiamo tempo per qualche domanda da parte del pubblico. Ne approfitto per ricordare che abbiamo un altro appuntamento in programma fra circa un mese, il mercoledì 27 novembre, sempre qui, sempre alle ore 20. Avremo ospite la dottoressa Bombicini, che è qui con noi questa sera, aveva già partecipato alla serata di febbraio, insieme alla dottoressa Tosetti della pediatria di comunità di Sassuolo, e sarà proprio un'occasione anche per riflettere sulla fascia 0-6. Il titolo è Nascere e crescere con gli schermi, benessere digitale nella fascia 0-6. Altra cosa, vediamo dopo, poi per chi si è registrato, se lo invieremo le slide di questa sera con i dati e anche una bibliografia che è stata messa a disposizione anche della biblioteca di Matilda di Formigine, e quindi in biblioteca trovate già una selezione di testi che sono stati scelti a riguardo. Si tratta sia di saggistica per ragazzi e per adulti, ma anche degli albi illustrati proprio sul discorso della connessione e questi dispositivi digitali. Interventi del pubblico? Abbiamo lasciato un sacco di tempo al pubblico apposta. Allora faccio io una domanda. Allora, perché noi abbiamo iniziato un po' con questo video di questa ragazzina. Vorrei sapere come vedete differenti i comportamenti anche un po' più problematici delle ragazze e dei ragazzi in adolescenza. Ci sono delle differenze, penso magari alle surfer girl oppure all'attaccamento dei videogiochi, insomma, anche perché un po' essere mamme di maschi e mamme di femmine cambia un po' le skill che sono necessarie, quindi come attrezzarci o cosa aspettarci. Io parlo per la mia limitata esperienza clinica. Quello che io vedo nella grandissima differenza tra maschi e femmine è che i maschi tendono ad involversi, cioè quello che si vede adesso sono dei diciottenni, ventenni che non escono di casa, non prendono la patente, e questo per me è un altro aspetto piuttosto sconvolgente, per cui non hanno bisogno e non richiedono minimamente una loro indipendenza, neanche a livello di mobilità. Non cercano né l'approccio sessuale, essendo in una bomba di testosterone, né l'approccio affettivo,
Quindi è completamente persa tutta questa, completamente no, molto persa tutta questa parte di ricerca della morosina, delle prime esperienze affettive, sessuali, eccetera. E anche nel confronto tra maschi, che una volta era tutto incentrato sostanzialmente su questo piano, c'è uno spostamento su altri piani di interesse che non sono quelli che la biologia ci spinge a cercare. La risposta neurofisiologica probabilmente nasce proprio dal fatto che la soddisfazione che avrebbero avuto da una ricerca di tipo sessualizzato ce l'hanno su altri canali di soddisfacimento, e questo è estremamente preoccupante. Per quanto riguarda le ragazze invece, che sono sempre più evolute dei maschi, diciamolo, su tanti piani, lo sono sempre state storicamente, in questo momento c'è un'evoluzione molto rapida verso certe situazioni. Quindi da un punto di vista comunicativo, per esempio, sono estremamente spigliate, evolute, molto nel loro gruppo. Quindi c'è uno scalino che, mentre prima era abbastanza evidente, soprattutto in quell'età fra la terza media e la prima superiore. Se voi andate alla terza media, voi vedete i bambini, sono bambini piccoli, magri, piccini, con gli occhialini, nerd, e le femmine sono già truccatine, maliziose, eccetera. Quindi in questo passaggio già c'era una differenza. Adesso questa differenza è diventata enorme. E quando andiamo anche alle superiori, questa differenza, questo scalino aumenta sempre più. E questa è una cosa che a me ha stupito moltissimo negli ultimi anni, perché vedo poco interesse nelle relazioni, chiamiamole sessualizzate, no? Cioè le prime esperienze, le prime ricerche, anche solo uscire insieme, baciarsi, cercarsi. È quasi un po' da sfigati adesso avere la fidanzata, il fidanzato, il moroso, l'amoroso. Una volta era motivo di vanto, adesso sei un po' un cretinetto se fai una roba del genere. E questo per me è molto preoccupante, perché anche tra di loro se ne parlano pochissimo, mentre prima era l'argomento number one assoluto. E il motivo, l'unica ragione per cui io sono riuscito a dare una spiegazione su questo, è che la soddisfazione che loro trovano è nei videogame, perché è più maschile questa roba che femminile, che la soddisfazione, il piacere, loro lo vanno a cercare, perché non vanno più neanche nel video porno. Questa è la cosa, che loro hanno un accesso alla pornografia che è sterminato rispetto a quella che potevamo avere noi, la cercano di rado. La cercano, ma non così tanto. Stanno molte più ore a guardare la PlayStation, Xbox, i video di YouTube, eccetera. E questo, a mio avviso, è biologicamente un problema, perché c'è uno spostamento sui centri del piacere che non sono consoni a quello che è la nostra natura biologica. No, totalmente d'accordo. Aggiungerei che i maschi in questa fase neanche giocano, guardano su YouTube quelli che giocano, no? Lo conoscete, no? Questi gamer. Quindi totalmente passivi. Le femmine invece, che da grandi vogliono fare quasi tutte la Ferragni della situazione, ok? Quindi io le vedo in seconda media già con le unghie rifatte, le ciglia finte, quindi c'è una esternalizzazione, mentre i maschi, come diceva il dottor Donnoli, c'è una invece involuzione. C'è però un fenomeno preoccupante in adolescenza, che io definisco anche ai limiti della cattiveria, cioè l'adolescenza femminile oggi nel gruppo delle ragazze è molto dura, perché vengono eliminate da gruppi, vengono proprio escluse totalmente. Questo nei maschi invece non c'è, c'è molto più un cercarsi online, ma un cercarsi. Invece la femmina, che vive di foto, Instagram, vestiti, si fanno anche dei servizi fotografici che poi pubblicano sui social, sono molto cattive, e questo è un po' un fenomeno di socializzazione complesso. Anche se le femmine, proprio anche per cultura nostra italiana,
socialmente riusciamo a vederle un po' di più quando stanno male, cioè ad esempio un disturbo del comportamento alimentare, siamo più propensi a pensare che sia nella femmina in adolescenza, ma in realtà nei maschi a volte c'è ed è molto più resistente, più visibile e quindi facciamo più fatica ad accorgersene subito. E non è un momento semplice, nel senso che l'adolescente non sa benissimo dove andare. Quando abbiamo iniziato a studiare, noi l'adolescenza tipica del maschio era uscire, la bicicletta, andare in posti sconosciuti, fare un po' delle avventure, no? La femmina invece era la scuola, ci troviamo, andiamo a mangiare un gelato, tutto questo non c'è più. Quindi anche noi che vediamo adolescenti, li studiamo giornalmente, proprio vediamo che c'è questo grossissimo, questa grossa differenza. Anche nel voler fare delle esperienze, le femmine desiderano un pochino di più anche fare qualche weekend, qualche viaggio, il maschio è molto invece chiuso, fa fatica. Quanti genitori di maschi ci sono qua? Siete preoccupati? Sì? Di cosa? Ma che cos'è che vi preoccupa dei vostri figli? Questo papà con la maglia grigia. Io? Tu. Perché tu, anche quello dietro di te ha la maglia grigia, ma... molto interessante, molto attuale. Allora, io farei una distinzione. Il cyberbullismo è una cosa che succede anche qua, quindi non è che qua non succede, succede. E è pericolosa e quindi deve essere gestita anche con le autorità, perché comunque cioè, vuol dire che degli adulti si travestono da bambini, ok? E quindi questa è una parte molto pericolosa. Ma la prima riflessione che mi viene da fare è quella di non giudicare i vostri figli, perché il rischio qual è? Se il vostro figlio vi dice mi ha scritto questa persona, voi un po' per paura attaccate, no? Quindi dire ma cosa hai fatto, cosa gli hai mandato, gli hai detto dove abitiamo, non glielo fare perché è pericoloso. Quando i figli si sentono attaccati, in realtà fuggono, quindi dopo iniziano a raccontarci le bugie. Ok, quindi la cosa principale è quel famoso discorso che vi dicevo prima, cioè mettervi in una modalità di ascolto, non in una modalità di parlare. Quindi questa è proprio fare capire ai figli che il papà e la mamma ci sono e loro possono sentirsi liberi di parlare senza essere giudicati. Poi ovvio che il bullismo può avere mille sfaccettature, oggi questo è un termine che vi... Perché il bullismo oggi viene usato un po' così, un po' come l'ansia, o l'ansia, cioè non dire tutto e niente, il bullismo non dire tutto e niente, adesso siamo giusto, no, attenzione.
Quindi cioè, io sono sempre dell'idea che laddove non ci siano forme esasperate, i bimbi tra di loro trovano sempre una soluzione. Se interviene l'adulto, finita, cioè finita. A volte si chiamano anche gli avvocati, no? Genitori che hanno querelato altri genitori perché mi hanno rotto la stina degli occhiali, ma l'hai fatta apposta, e invece stavano giocando, allora tu non me l'hai pagato, allora io ti querelo. Okay. Perché dopo l'adulto la gestisce diversamente. Cioè, i bambini tra di loro fanno la pace, salvo che non ci siano situazioni ovviamente gravissime. Se interviene l'adulto, la pace non si fa quasi mai, tendenzialmente si litiga tra genitori, e soprattutto il messaggio che diamo ai nostri figli è che tu da solo non riesci, quindi intervengo io. A livello della sua autostima non diamo un bellissimo messaggio, perché i nostri figli hanno tutti gli strumenti e devono imparare anche a difendersi senza di noi. Poi è ovvio, dipende sempre che atti di bullismo sono, sono delle cose gravi, se succede a scuola è sempre bene chiedere la collaborazione degli insegnanti, insomma capire se l'insegnante ha notato qualcosa, però se è una cosa abbastanza gestibile, io consiglio sempre di farla gestire tra i ragazzi. Io ho una mia personale opinione sul cyberbullismo e sul bullismo in generale, io vado controcorrente. È un fenomeno assolutamente sovrastimato. Non è vero che ci sono tutti questi atti di bullismo, è vero che a volte ci sono episodi molto gravi, perché purtroppo con l'uso dei cellulari, se io ti mando una foto delle mie parti intime, il giorno dopo potrebbe averla tutta la scuola, e una volta naturalmente questo non poteva accadere. È anche vero che vi posso assicurare che il 100% dei ragazzini che vengono da noi sono stati bullizzati, prima o poi, impossibile, okay? Perché c'è una tale attenzione sul fenomeno, c'è un tale e tanto parlarne che solo che uno mi dica sei un cretino, ecco, sono stato bullizzato, e carico questo fenomeno di significato. C'è quella chat molto divertente che ha girato, quel meme sui cellulari, dove c'è la chat delle mamme e la chat dei papà, no? Dove c'è l'episodio, un bambino che tira un cazzotto a un altro, ma le mamme partono in un crescendo che arriva, ti denuncio, denuncio la scuola, la presa di tutti gli insegnanti e tutte le mamme della classe, e i papà invece finiscono dicendo tuo figlio è un cretino, mio figlio è un cretino, no, anche il mio, sono due deficienti, prima o poi si metteranno a posto, andiamo a farci una birra e un calcetto, no? Stesso identico episodio, che fa ridere, ma è un po' anche l'emblema del fatto che delle volte noi tendiamo a caricare eccessivamente dei fenomeni che probabilmente si appianerebbero molto meglio da soli. Questo non vuol dire che io non devo tenere presente un fenomeno, devo anche tenere presente però che a volte dare un eccessivo significato a un episodio sovraccarica quell'episodio di significato, e a quel punto parte tutto un meccanismo complicatissimo che non vi sto a dire, ma succede anche con i maltrattamenti e con gli abusi sessuali presunti, che porta a delle situazioni inenarrabili che noi conosciamo bene. Quindi prendiamo il fenomeno bullismo molto con le molle, perché ci sono fenomeni, a mio avviso, molto più preoccupanti che sono sottostimati. Quindi bene un occhio, bene anche pensare che delle volte forse se la sistemano da loro, e anche rispetto sempre alla tolleranza, alla frustrazione, il fatto che se io sono sovrappeso uno mi può dare del ciccione, sì, posso accettare questa roba qua, e magari potrebbe essere anche la volta che mi viene voglia di dimagrire perché mi prendono in giro perché sono sovrappeso. Ma se tutte le volte io vengo giustificato sul fatto che io sono sovrappeso e gli altri devono smettere di prendermi in giro, questo alimenta in me un meccanismo per cui io ho ragione ad essere sovrappeso e sbagliano gli altri a prendermi in giro, e non ho nessuno stimolo per migliorare la mia condizione o rispondere anche agli altri in modo aggressivo, perché poi la decima volta che mi prendono in giro può anche darsi che gli risponda. Se invece c'è un sistema che si preoccupa di tutelarmi e io non ho fatto niente, forse non avrò mai la forza di reagire a questa situazione, crescendo un po' pappamolla. Ripeto, non voglio generalizzare, perché ogni situazione va presa singolarmente, quindi non è che domani si dice al dottor Zanoni che il bullismo non esiste e dobbiamo, cioè questa roba non c'è, e lui ha detto
che si prende in giro mio figlio fanno bene. No, non è questo. È che li aiuta a crescere, ci aiuta a crescere. A tutti hanno dato il cretino, a tutti hanno dato il ciccione, a tutti hanno dato lo spilungone, a tutti hanno detto hai la cellulite e quello grosso. Okay? Tuttavia siamo tutti qua, nessuno si è suicidato, o comunque molto molto pochi, e anzi forse questo ci ha in certi casi anche aiutato a crescere. Quando lo avrò, e noi abbiamo detto che non lo sappiamo. E, volevo sapere questo, vi è mai capitato, ovviamente questa domanda tradisce una preoccupazione o comunque il pensiero legato al fatto se non glielo prendo che cosa succede di fatto. Vi è mai capitato di avere, come dire, da parte dei ragazzi magari che vedete a scuola o che vengono da voi, delle loro confidenze legate a un loro disagio per non avere il telefono o disagio o esternazioni in un qualche modo, come dire, sì, di disagio legato a una differenza che vivono in un certo modo con i loro padri. Sì, indubbiamente sì, perché a volte sono anche bullizzati, sono presi in giro proprio, non c'è il telefono, i tuoi genitori non se lo possono permettere di comprare il telefono, certo, e se venisse la figlia di Chiara, la prima cosa che mi dice, mia madre mi ha voluto comprare il telefono, io mi sento un po' diversa dalle altre, certo, certo che ce lo dicono, è ovvio, perché voglio dire, siamo in un'età dove ho un brufolo qua, mi sento diversissimo da tutti. È evidente che per me il fatto di non avere un cellulare dentro una casa dove tutti ce l'hanno è la stessa cosa che essere alti 1,80 in una casa dove sono alti tutti 1,60, cioè io sono diverso e in quanto tale c'è qualcosa che non va, quindi certamente sì. E anche volevo intervenire un attimo sul tema del cellulare, c'è anche un altro rischio, perché è un'arma a volte a doppio taglio, perché poi c'è un sistema inverso, per cui quando finalmente mi prendono il cellulare io ci vivo dentro, perché finalmente mi avvalora la possibilità, ho avuto talmente tanto desiderio di averlo che finalmente ce l'ho, ci passo 16 ore al giorno, e non provare a limitarmi su questa roba perché sono arrivato più tardi di tutti, quindi finalmente posso chattare con tutti, finalmente mi sento parte dei gruppi, posso installare tutti i gruppi WhatsApp che voglio, andare su tutti i social, questo finalmente mi permette di uniformarmi con gli altri, ho un tale craving in questo senso che poi dopo ci passo le giornate sopra, quindi purtroppo a volte c'è anche questo effetto terribile che viene dall'altra parte, che è un rebound terrificante, perché io ho resistito fino a un certo punto e poi purtroppo ho creato una dipendenza successiva, perché mi è mancato così tanto che finalmente ce l'ho. Quindi anche qui, ripeto, ci fosse una ricetta, mi piacerebbe darvela, ma come ci sono dei genitori che danno un cellulare in terza elementare, ma iPhone 15 sempre, in terza elementare perché vogliono sapere dove è Junior in qualsiasi momento. Mi è capitato l'anno scorso, seguo anche delle classi internazionali di scuole inglesi, questi sono per certi aspetti molto bravi, sono andati in gita e c'è stato il diktat di non portare il cellulare a scuola, stiamo portando per le scuole elementari, ok? C'era l'insegnante che era dentro il gruppo delle mamme ansiosissime, tra le mamme più ansiose del mondo, che alla sera mandava un report su chi era morto, chi era stato smarrito al Colosseo, no? Allora, due mamme, giuro, due mamme hanno nascosto un cellulare col GPS dentro al cellulare, allo zaino dei figli, una col figlio che lo sapeva, l'altra all'insaputa del figlio, e informavano sulla chat segreta delle mamme solo al Colosseo. Tutto bene. Ma aggiungo, un papà
che era a Roma per lavoro, seguiva il gruppo dei bambini e ha mandato le foto dei bambini che erano in fila intorno al Colosseo. Ora voi capite di cosa stiamo parlando? Cioè, se io cresco un figlio in questa modalità qua, come diamine faccio a 14 anni di dire che stai meno sul cellulare? Perché qui c'è un'ansia dietro, una preoccupazione. Che rischio stavano correndo? Erano con le maestre, accompagnati, strassicurati, non è mai successo niente. E se anche dovesse succedere qualcosa, uno cade se rompe un braccio. Porca miseria, terrificante. No, anche in questa situazione c'era un ipercontrollo da parte dei genitori ansiosi, ma che ricade purtroppo su tutto il gruppo classico e sugli insegnanti. E questo per me è veramente drammatico, perché vuol dire che io non solo non riesco a staccare quel cordone ombelicale da mio figlio neanche per 3 giorni sotto la responsabilità di un insegnante che io ho investito di questo ruolo, ma al tempo stesso io a un certo punto gli chiederò di andare in giro per il mondo a questo, ma non ci andrà mai, perché io come faccio che adesso vai a fare il soggiorno studi in Inghilterra? Ma non ce lo mando, uno non ce lo mando, due quando ce lo mando questo è terrorizzato, dice ma io non ce la faccio. E in effetti uno di questi bambini, che ha già una fobia sociale importantissima, allo psicologo e non voleva assolutamente andare in gita di terza elementare. Cioè, si è mai visto nella storia un bambino che non vuole andare in gita di terza elementare perché ha paura? Di che? Non è una paura sua, è la paura dei genitori, la paura della mamma, la paura del papà, la paura del sistema famiglia. Allora lì non è il bambino che deve andare in psicoterapia, lì c'è un lavoro da fare sui genitori. È una roba che io faccio sempre una fatica terribile a far capire alle famiglie, che io non lavoro tendenzialmente con i bambini, ma quando mi capita di lavorare sui bambini, la prima cosa che dico ai genitori è bene, ci vediamo con voi, no? Il vostro figlio lo vedo 3 volte, ma come? È lui che è rotto, cioè lui che non va alla scuola, no? E, sì, ma io ho bisogno di vederlo, non gli sto a spiegare tutto, tutti. Non capiscono, cioè vanno da un altro perché il problema non sono loro, ma è il bambino. Il bambino che non va alla scuola ha paura di uscire a giocare a calcetto con i suoi amici. Ma gliel'ho creata io questa paura, mica lui ce l'aveva. Si è mai visto negli anni 60 un bambino che non riusciva a giocare a calcio? Non credo. Adesso ne vediamo tanti. Quindi questo è un grande problema. Quindi sulla sua domanda, io non so se alla fine ho risposto, mi sono perso. Come si chiama il tuo bimbo? Martino. Ok. Allora, gli hai dato una risposta giustissima, non lo sappiamo. Cioè, un genitore... Stiamo studiando. Oh, ma infatti, allora, un genitore può anche non rispondere subito alla domanda di un figlio, si può anche documentare. Non lo sappiamo, ci pensiamo, ragioniamo. Noi abbiamo sempre ragazzini che non hanno un cellulare, che sono arrabbiati e che lo vogliono e che ci dicono diglielo te a mia mamma, a mio papà, che a me serve il cellulare. Però torniamo a quello che al pippone che ho fatto all'inizio. Traumi per la vita, nessuno. No, ok. Nessuno è stato traumatizzato per la vita e non ha avuto uno sviluppo normotipo senza il cellulare, ok? Dipende sempre poi dal vostro messaggio, dipende sempre quanto voi riuscite a portare avanti questa vostra ideologia del aspettiamo, perché fondamentalmente il cellulare noi lo usiamo per lavoro, quindi tu in questo momento tu lavori andare a scuola e in teoria non dovrebbe servirti per andare a scuola, però certo. Io percepisco in voi, perché anche tuo marito è lì che è un po' preoccupato, cioè vi sentite forti nel portare avanti questa battaglia? Perché questo è quello che dovete chiedere, cioè riusciremo a portare avanti la battaglia? E su questo mi ricollego ai nostri patti digitali. Vale anche patti. Prego, un aspetto positivo che abbiamo letto positivamente di quello che ci ha detto ieri è che in qualche modo agli occhi dei suoi amici noi siamo un po' i parafulmini, perché quello che ci ha ricordato è ma che problema hanno i tuoi genitori del cellulare? Noi abbiamo provato a cercare qualche dubbio che abbiamo.
e sai, è molto bella questa cosa. La prossima volta gli dovete dire, secondo te, Martino, i tuoi genitori che problemi hanno? Che bella! Noi facciamo questo effetto, perché ci mettono un po' a partire, dopo vedi, parlo. No, ma io va benissimo così, però siccome avevamo anche la possibilità anche di ricordare di ricordare insomma che siamo qui anche questa sera per cercare di fare comunità, di fare insieme comunità educate, e quindi ricordandoci anche ai parchi digitali, che ovviamente non arriverà la polizia dei parchi digitali a verificare se effettivamente noi stiamo rispettando i patti, però sono, e adesso Laura ce lo spiega, una maniera significativa e emblematica di impegnarci noi come genitori e come famiglie di questa comunità a avere un comportamento attento all'utilizzo degli smartphone. Se vuoi aggiungere qualcosa, così dopo ripassiamo la parola al pubblico. Una cosa molto veloce. Adesso non so se c'è la slide. Sì. Esatto. I punti diciamo fondamentali sono la partecipazione attiva dei genitori, quindi il fatto che siate qua è bellissimo, perché però, come dicevano gli esperti, di fatto la parte importante è quella fuori che manca, ma quello che il patto richiede è, oggi noi abbiamo capito, ci siamo informati, abbiamo appreso cose, cerchiamo di farlo anche al di fuori. Quindi partecipazione, ascolto, metto in pratica, divulgo, consegna dello smartphone almeno dalla terza media in poi, anche lì non c'è l'età, però per far capire che c'è, che comunque almeno la gestione, che non è comunque semplice, non è ai 7, 8, 9 anni, perché l'altra figlia elementare ha gli amici che fanno TikTok, e le regole, quindi trasparenza fino ai 14 anni, cioè comunque come lo usi, come poi non utilizzo dei social fino ai 16, no a tavola, no a letto, tempi stabiliti, quindi quelle famose regole che servono, che all'inizio siano tutti bravissimi e poi dopo già 2 mesi, ma no, 2 minuti in più, aspetta, mi dai il codice di sblocco, e poi comunque appunto sono bravissimi, se non uso il mio, uso quello dell'amica, mi collego, vado a casa dell'amica, dico che non lo uso, anche lì fare, non so, portarlo fuori quando non serve, no, lo lasciamo a casa il cellulare, non ti serve, non è necessario. Invece quando escono i ragazzi, tutti hanno cellulare, sono tutti insieme a mangiarsi un gelato in gelateria, tutti col cellulare in mano, perché quindi invece di mangiare il gelato, sono mangiato un gelato e guardano lo smartphone, non ha senso, cioè non è l'utilità. E rispetto appunto delle regole social che ci sarebbero, perché esistono, ma genitori, ma sì, dai, mi sblocco Facebook, diciamo che invece che 10 anni nei 14, nei 16, e di là che si va, perché? Perché poi lo stesso genitore fa i video su TikTok e quanto. Quindi, di fatto le richieste, cioè le richieste, il patto prevede che se ne parli anche a 3 persone, non è che dobbiamo essere sempre in 500, al bar, al caffè, questo perché adesso non so fornire come funzioni, ma i comprensivi a Modena sono che alle elementari, vai alle medie, più o meno tutti, non so, 3 elementari finiscono nelle stesse medie. Se uno pensa, 5 degli elementari di una classe, 5 di un'altra, 5 di un'altra, finiranno nelle stesse medie, non sono più 2 sfigati, sono 15. E già 15 che non hanno cellulare, non è diverso da essere in 2. Quindi, da parlarne, da aderire al progetto, non so se arriva la... Sì, adesso chiedo se c'è anche il QR code con il nostro... di formigine. Esatto, perché sul sito internet www.digitale.it, aspettando lo smartphone, si può cliccare la formigine, perché è entrato, quindi c'è, esatto, da cliccare. Organizzare 3 serate, che vuol dire che anche voi stessi, cioè una persona, può decidere di fare una cena a casa con 6-7 amiche, mamme e papà, e dire cosa ne pensiamo, cosa pensiamo di fare, siamo in quinta, siamo in quarta, magari decidiamo appunto di andare avanti, insomma, quindi parlarne e poi costruire una rete che coinvolga anche le stesse scuole, cioè io ho pretenduto
preteso che i professori di mia figlia dessero compiti sul diario, l'ho preteso. Alla prima riunione ho detto, io sono la mamma di Bianca, lei non ha il cellulare, e lei è l'unica che scrive. Cioè la chat si riempie di Bianca, hai scritto tutti i compiti, perché? Perché alcuni non lo scrivono più. Bianca, ci puoi dare i compiti di francese, inglese, italiano, perché la prof dei dettagli, ma nessuno è stato attento. Quindi anche questo, secondo me, è un messaggio che va dato. Grazie. Grazie. Torniamo alle domande. Grazie. La mia non era una domanda, era una riflessione. Più che altro, intanto era un forte ringraziamento nei vostri confronti, io ero presente anche alla prima serata. Premessa, sono papà di 3 bimbi, 8, 6, 2. La prima volta sono venuto, perché arrivano anche gli altri, era un argomento che mi interessava, ma vedevo questa cosa molto lontana, cioè della serie vado, potrei anche addormentarmi, mi interessa il giusto perché tanto questa cosa mi figlio. E infatti all'epoca non c'era problema, mio figlio guardava la TV, un po' come tutti, voglio dire, quando gli chiedi di spegnerlo un po' si lamenta, così. Poi però capita che quest'anno, lui quindi faceva la seconda elementare, l'anno scorso quando c'è stata la serata, adesso in terza, 2 settimane fa viene a casa dicendo che 3 dei suoi amici a scuola hanno TikTok, no? Vabbè, liquido la cosa pensando, avrà sentito questa parola, non è che hanno, cioè la mia testa è un anno realmente di TikTok. E quindi passo i primi giorni, da quando lui tirava fuori questo tema, con, vabbè, cioè la mia testa non è un tema, cioè non si parla dell'idea che tu possa avere TikTok, che tu possa avere uno smart, è un non tema. Quindi, come dire, rifiuto che esista questa cosa, no? Poi però vedo che la cosa diventa più incalzante, lui a casa di questi amichetti, ovviamente, sono gli amici di scuola, cosa fa? Si va? Quindi, compleanno, le dinamiche che tutti noi penso che abbiamo. Al che invece mi giro un attimo e dico, aspetta, però proviamo ad andare più a fondo e gli chiedo di spiegarmi questa roba. E con una, cioè, una cosa incredibile, cioè in maniera estremamente dettagliata mi ha spiegato che cos'è, cosa sono gli account, cosa è un account Google, cosa sono i TikTok, tutte queste cose qua. E ci sono rimasto un po' così, quindi ho capito che il no secco che avrebbe dato mio nonno alla mia richiesta di fare qualsiasi cavolata era no, non se ne parla, fine, e non funziona più, cioè non funziona più nel senso che lui però continuerà ad andare a fondo in queste cose, continuerà ad esaminare queste cose. Quindi la mia domanda, non domanda, è una riflessione aperta, mettiamola così, è capire quale può essere la strategia. Ora però i professionisti non possono dare risposte, l'ha detto prima, e quindi non possono dare consigli, quindi siamo rovinati. No, nel senso che mi sono proprio reso conto che il non assoluto non funziona, secondo me, perché il non assoluto porta comunque, fa sì che lui continui a fare queste cose in un altro ambito. Quindi questa secondo me è una riflessione, vedo un po' questa, cioè Formigine è un paese molto grande, siamo tanti abitanti, però qua non siamo tantissimi genitori, rapportato secondo me il numero di ragazzi che ci sono, la vedo un po' come, cioè mi siamo un po' lo spogliatoio, siamo un po' una squadra, siamo qua nello spogliatoio, tutti stiamo cercando di darci forza, fuori abbiamo da combattere una battaglia forte e tutti qua ci siamo un po' a spalleggiarci, però fuori la battaglia è molto forte. Quindi, concludo, benvengano cose di questo tipo, che se ne facciano di più, grazie a insomma, chi le ha organizzate, e poi se avete anche un consiglio su come dire a un bimbo di 8 anni che non farà mai ma che da qui a 6-7 anni non esiste che farà TikTok senza passare per il papà più cattivo della storia, questo lo benvengo, grazie. Sono tutte riflessioni molto interessanti. Allora, io penso questo, non è questione di no assoluto, perché di assoluto non c'è mai nulla, però come lui ti ha spiegato esattamente tutta questa parte con novizia di dettagli, tu gli puoi spiegare tutta un'altra parte con novizia di dettagli.
l'essere genitore vuol dire rendere un figlio responsabile quando noi non ci siamo. È ovvio che quando lui non è con te potrà avere accesso al cellulare di un amico, ma se tu gli hai insegnato un uso responsabile, lui sarà responsabile. Quindi non è che noi non dobbiamo darglielo, perché glielo daremo, ma dobbiamo insegnarglielo prima ad essere responsabili di questo strumento, e quindi la responsabilità è proprio perché noi non stiamo H24 con i nostri figli. Però se nella tua famiglia è il famoso terza media, sai, dalla terza elementare alla terza media qualche annetto di battaglia ce lo avrai, quindi secondo me ti devi armare di una certa filosofia e spiegarglielo. Cosa come genitore, io ho anche quella di 9 anni, quindi la battaglia è ancora peggio quando gli altri vedranno che Ferro ce l'avrà, e su questo anche lì non c'è una ricetta, però per casa nostra ha funzionato, ma da sempre su tutte le cose. Bianca va a compleanno, Luciano va a compleanno con Bianca. Bianca chiama un'amica a casa, Lucia non chiama un'amica a casa, ci sto io con Lucia, perché Bianca è giusto che abbia il suo momento a casa con la sua amica. Lucia, 4 ore, devo prendere una aspirina alla fine della giornata, perché se io per Bianca avevo mandato una ragazza, stasera non l'ho portata, ma è venuta qualche serata, una ragazza carina, gentile, tranquilla, così, quell'altra me la sta facendo penare, e la ciuccio io mia figlia di 9 anni, perché quell'altra non ha fatto niente di male per avere una che dice posso giocare con voi, voglio stare con voi perché non ho un'amica, voglio... cioè questo non vale solo per il cellulare, nel senso che è un atteggiamento di vita. Bianca vuoi fare un nuoto, vuole fare un nuoto, no, tu fai lo sport che vuoi fare tu, cioè, e chi ne ha 3 credo che sia ancora peggio, perché è sicuramente siete in minoranza, cioè con 2 su 2 qualcosa, 3 siete in minoranza sempre, però io credo che Lucia ha detto mamma io però ce lo posso avere prima perché tanto lo so già bravo, l'ho già fatto Bianca che lo vedo, no, anzi forse proprio dopo, perché ho imparato cosa vuol dire, lo facciamo anche dopo, cioè è una questione che è vero, come dicevano anche gli esperti, Lucia è peggio di Bianca come capacità di attenzione, rompe le scatole a un'ennesima potenza, è nata, lei fa fatica a vedere il film, fa fatica, io e Bianca ci vediamo fin stasera tutti insieme, che palle mamma, 2 ore, non ce la faccio stare attenta ma 2 ore, ho capito, iniziamo, vediamo, magari ti piace, dopo 10 minuti non è successo niente, ho capito, aspetta, magari, dai, Bianca mi puoi dire cosa succede che tu hai già visto? No, Bianca, cioè, l'educazione della seconda, in questi, loro hanno 4 anni di differenza, cioè mi si è svoltato, proprio il mondo è cambiato in 4 anni, quindi, e capisco chi ne ha adesso, chi ne ha, magari che appunto tu hai bimbi ancora più piccoli, cioè sarà sempre peggio, perché è vero, guardano le serie, le stanno cioè abbassando, prima la puntata durava 30, adesso 7 minuti, cioè, quindi è complicatissimo, però sapendo, io ascolto, mi piace molto ascoltare le amiche che hanno i figli più grandi e che mi raccontano, che poi non è che succede sempre, però mi raccontano quello che capita loro, cosa è successo, e questa cosa mi aiuta molto per riflettere, per dire ok, forse quella parte lì, se quella devo gestire io, è peggio. Quindi cerco di fare qualcosa per arrivarci meno stanca. Ecco, quello, non so se ti abbiamo aiutato. Comunque il supporto c'è, nel senso che tra persone, è vero che fuori c'è tanto altro, magari di questi genitori in classe con te non ce n'è neanche uno, non lo so. E quindi magari ti senti solo. Io ad esempio una cosa che faccio quando mi sto in queste situazioni è che invece che tu vai a casa dei tuoi vengono loro, cioè io ho la casa sempre piena di gente perché mi porto a casa io i bambini. Abbiamo fatto questa cosa ed è stata incredibile anche, cioè mi ricollego a quello che ha detto, non ricordo, cosa avevo animato, che è la parte che mi fa paura. Mi ha chiamato questi amici a un certo punto, ero mio figlio, papà mi dai per altro, ma non me l'ha mai chiesto lui, cioè quando sono in casa non me l'ha mai chiesto, ho detto ma perché ti sei liberato? Me l'hanno chiesto i miei amici, perché dobbiamo fare dei giochi, che perché sul liberato non ci
sono, ma a prescindere da quello. Quindi è questa cosa che mi fa più paura di tutto. Perché hanno ragione loro, non sanno più giocare, non sanno più giocare, quindi io cosa faccio? Mi prendo lì la scatola e dico, bene, facciamo una partita, chi vuoi essere, mi metto il cerchietto sulla carta, glielo faccio vedere che è divertente, che ci si diverte, così, poi a un certo punto quando vedo che prendono il via, lascio e con... dopo 7 minuti, ma abbiamo finito, bene, giochiamo a uno, faccio vedere, un po' e pian piano spero, perché non fanno la ricetta magica neanche io, però spero e quindi perché poi i bambini mi guardano e dicono io non ci ho mai giocato, non ho mai, non so che cosa sia questo gioco. Quindi capisco la difficoltà anche di qualche bambino che effettivamente se non c'ha mai nessuno, magari più l'unico, comunque con fratellini e sorelline molto più piccole, che non ci ha mai giocato. Ad esempio, una cosa che noi abbiamo chiesto, cioè, diciamo, hanno visto sempre, Bianca ha visto giocare noi con lei, lei quest'estate, 3 settimane di agosto che non aveva un centro estivo e abbiamo avuto un'estate molto complicata, è stata super, è stata tutte le 3 settimane in gestione con Lucia, le ha tirato fuori, ci ha giocato, la sera era morta, cioè la morte proprio, però ha capito, cioè probabilmente ha dato quello che lei ha avuto, nel senso che ha detto, se i miei genitori facevano il mazzo a giocare con me, aprisco la scopa, pinnacola, ha imparato, ovvio che non è sempre così facile, però ci vuole un po' quel compito del mi metto qui, ve lo spiego, vi faccio vedere, provate e far vedere che ci sono dei giochi tipo... Bianca ha scoperto Monopoli 2 settimane fa, perché è così, è tutto complicato, però ci si riesce, ecco, io vorrei dire che ci si riesce. Abbiamo delle altre domande? Allora, io avevo anche una riflessione da condividere a proposito della genitorialità. Ho sentito dire prima che noi generazione di questa generazione di genitori siamo molto ansiosi, no? Io mi riconosco in questa forma di ansia, ammetto di esserlo, dall'altra parte però mi guardo attorno e sono anche molto attenta, ascolto, leggo, cerco di capire, mi interrogo, forse è quella la causa dell'ansia, quindi forse dovrei farlo un po' meno, però dall'altra parte dico, è ovvio, penso, e lo condivido come riflessione, che mi sento ansiosa perché sono circondata da situazioni che o prima non c'erano, o non si dicevano, o io una ragazza e non le percepivo. Quindi queste sono le possibilità. Del tipo, ragazzo che a 20 anni si suicida, bambino che esce con la pistola e va nelle campagne e si ammazza, bambino che si sveglia la notte e uccide padre, madre, fratello, strage generale. Io, se ho un minimo di coscienza, non mi proietto in quella situazione, ma una domanda me la pongo. Perché se non me la ponessi, probabilmente potrei fare degli errori. Però qua siamo di fronte a un bivio, no? Se me ne pongo troppe, vado in ansia. Se me ne pongo troppo poche, siamo pieni di professionisti che ci dicono che alla base di queste tragedie ci sono genitori che non ascoltano, che non sanno vedere, che non riconoscono i segni. E allora mi domando, se è troppo è troppo, se è poco è poco, non è, però è normale che vado un pochettino in ansia per cercare di trovare la misura giusta all'interno di questa... No, ecco, quindi questa è una cosa che condivido per capire se è una mia sensazione o se è qualcosa che può essere condiviso. Questo dal lato della genitorialità. Dall'altra parte mi immaginavo quella bambina di 12 anni della prima esperienza che dice le mie amiche escono, io mi sento fuori. Io sono mamma di un bambino di 9 anni, quindi del cellulare non se ne parla proprio. E di un bambino di 11 anni che ovviamente comincia a chiedermi, no, per me non se ne parla proprio uguale, però mi chiede, no, io devo cominciare a spiegare, devo cercare di fargli capire, come diciamo, delle alternative. Però immagino bambini, non dico 11 anni, però parliamo già di 12-13 anni, per esempio, già un po' più avanti,
il mio livello di attenzione sta calando. Quindi la domanda, perché sennò dopo mi perdo. No, non lo dico per me, dico per lei, perché dopo mi perdo io. Una volta noi ci chiamavamo a casa. Vieni a prendere un gelato? E io gli dicevo, vengo, non vengo. Oggi che i genitori non ci sono per farti rispondere al telefono, perché molto spesso lavorano, tu non possiedi un telefono, le amiche si organizzano su WhatsApp, si vedono a mangiare il gelato, tu non lo sai perché sei fuori, hai 13 anni, non ne hai 9, non ne hai 10, non ne hai 11, e capisco che ci possa essere un po' di frustrazione. Io l'ho detto che era difficile però all'inizio fare genitori. Non ho ben capito quella domanda, ma ci provo a rispondere. Ah, ok, allora non rispondo. No, allora, ci sono alcune cose che indubbiamente sono cambiate radicalmente, ce ne sono alcune che non sono cambiate per niente. Indubbiamente il modo di giocare è cambiato e voi capite, no, la situazione è surreale, perché è bellissimo che una mamma insegni a giocare a Uno e a Monopoli. Ma è surreale, cioè provate a pensare a 8 anni noi, se mia mamma fosse arrivata a provare a infilarsi in mezzo ai giochi miei e degli altri miei amici, l'avremmo guardata malissimo, l'avremmo cacciata, avremmo continuato a giocare a nascondino, a lupo, eccetera. Quindi quando io dico che siamo la resistenza, è vero che siamo la resistenza, perché dobbiamo inventarci questi sistemi per insegnare loro che esiste un'altra forma di gioco. Purtroppo però la loro forma comunicativa adesso è WhatsApp, non è andare a suonare il campanello per vedere se uno è a casa, che richiede che io prenda su, scenda le scale, esca, attraversi 3 strade, vada a suonare un campanello affrontando la paura che mi possa rispondere la nonna inacidita con l'Alzheimer e mi dica, no, Tommaso non c'è, che è una roba che faceva paura quando noi andavamo a suonare il campanello. È proprio la tolleranza alla frustrazione, è molto più facile mandare un WhatsApp. Però questo oggi è il sistema comunicativo, quindi noi dobbiamo adeguarci a quello che è oggi il sistema comunicativo. È per quello che è difficile muoversi, perché non è nemmeno nostro. Cioè noi non siamo cresciuti con questo sistema. E la risposta al papà di prima è TikTok fra 2 anni sarà obsoleto, quindi tanto è inutile per imparare a usare, perché chi se ne frega. No, dai. Sì, sì, cioè non ti preoccupare tanto, quando avrai il cellulare, TikTok non esisterà più, ce ne sarà un altro, quindi è inutile che tu lo impari. No? È un consiglio? Non lo so. C'era una signora che tentava di parlare a mezz'ora, di fare una domanda a mezz'ora. Vai, veloce che poi chiudiamo, perché insomma, se fanno non c'è. Non portiamo i bomboloni, troppo cinque. Era solo proprio una testimonianza, io sono mamma di 3 bimbi, un ragazzo e gli altri bimbi, terza media, quinta elementare e materna, e all'inizio io ancora non ho il telefono, quello grande, e all'inizio ero molto molto, cioè facevo fatica quasi a dire, mi sentivo io in difetto. Più passa il tempo, più mi sento forte della mia idea, perché vedo che un po' gli sto regalando della serenità, secondo me. E poi, tipo, volevo raccontare questo episodio perché la prima volta che è stato inserito in un gruppetto di amici che dovevano fare una ricerca a scuola, e dopo un po' mi ha guardato e mi fa, mamma, grazie, che non ho ancora il telefono, perché nella chat era pesantissimo, mandavano messaggi di sera, mandavano messaggi dei vocali, insomma, mi ha proprio ringraziato che non avevo il telefono, quindi, e lui ha capito e basta, tutto qui, solo per dire che si può fare, per incoraggiare. Allora, fermi tutti, chi è quel papà che va via? Fermo, lasciamo un compito. Visto che tutti siete in una chat di genitori, giusto? Almeno una, ok. Avete il compito tra oggi e domani di scrivere nella chat
il riassunto della serata. Infatti lo scriverei papà, perché hanno dovuto la sintesi. Io volevo, ci tenevo invece a ringraziare tutta l'organizzazione di questa sera, perché sono eventi rari, cioè a noi capita di lavorare, abbiamo moltissimo con le famiglie, ma un conto è rivolgersi a una famiglia, un conto è rivolgersi a un gruppo di genitori. Quindi il nostro augurio intanto è che ci siano iniziative di questo tipo, perché ripeto, sono fenomeni che si stanno sviluppando molto velocemente e che mettono in difficoltà noi che ci siamo dentro dalla mattina alla sera, con una rosa di problematiche molto ampia, e a volte non sappiamo come prenderle. Immagino che per un genitore sia estremamente più difficile, e quindi credo che il confronto sia l'unica chiave possibile per riuscire a trovare una scelta che sia abbastanza condivisa, in modo da trovare una strategia comportamentale. C'è stato un grande lavoro dietro per come dire, organizzare la serata, e io devo dire che raramente mi è capitato di vedere dei genitori così attivi e così interessati e stimolanti rispetto a problematiche di questo tipo, quindi ci tenevo a ringraziare tutti voi per la partecipazione, ma soprattutto l'organizzazione, che è stata straordinaria. Allora, grazie, ci tengo a precisare che di questo gruppo attivo, insomma, siamo circa 20, ma però dietro ci sono anche tanti papà che ci supportano e ci sopportano e si adoperano, e quindi insomma l'unione fa la forza. Altri necessari ringraziamenti ancora: il comune, che insomma sta credendo in questa iniziativa e ci ospita, cosa non scontata e neanche gratuita; la direzione didattica, perché veramente ci sostiene nella promozione; anche la ASL, insomma, la casa delle famiglie. Abbiamo un territorio, delle istituzioni che veramente ci stanno accompagnando, anche la biblioteca, l'abbiamo citata prima, e poi abbiamo anche chi si è adoperato gratuitamente per essere il nostro addetto alla sicurezza questa sera, e quindi grazie anche a Davide Mini, con la sua società, che ha garantito lo svolgimento della serata e della sicurezza anche antincendio. Quindi grazie a tutti, e vi ricordo l'appuntamento 27-11, soprattutto per la fascia 06, sempre qui. Grazie mille, a presto.